lavoro ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream On Fly. Sei su Radio Dream On Fly.
dare il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly.
prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly.
Radio Dream on Fly. Dream on Fly. Si vola in alto. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Buon pomeriggio amici, bentrovati anche per questo martedì 9 giugno, un martedì piovoso, ma del resto è così fino almeno alla prima metà di giugno, e quindi non ci dobbiamo lamentare perché tanto deve passare. Ma il martedì vede anche l'appuntamento fisso con una delle nostre professioniste più amate qui a Radio Dream on Fly, non solo da noi ma anche e soprattutto dal riscontro di ascolti che abbiamo settimanalmente, grazie alla dottoressa Lorenza Morello, giurista di impresa, che ho raggiunto telefonicamente. Ma guarda un po', buon pomeriggio. Ma grazie a voi, grazie anche al pubblico che ovviamente pago per questi riscontri. Non avevamo nessun dubbio in merito che lei pagasse, dottoressa. Sa com'è. Noi parliamo veramente di tantissime cose, ci siamo intrattenute un attimo prima di entrare in diretta, e a parte gli scherzi, ovviamente sono tantissimi gli argomenti che vorremmo toccare insieme a lei e conoscere il suo punto, perché ci dà l'opportunità di conoscere forse una voce un po' diversa, un po' fuori dal coro, se lei mi permette questo termine, ma sono talmente tante le cose che io mi limiterei a chiederle un paio di opinioni su due cose. Il presidente dell'INPS ha appena fatto qualche giorno fa una dichiarazione dicendo che le richieste per la cassa integrazione in deroga stanno diminuendo, cioè ci sono meno richieste, e quindi da questo si deduce che l'Italia sta ripartendo, o perlomeno le aziende cominciano nuovamente a produrre. A lei risulta questa cosa? Ma sicuramente molte aziende hanno riaperto i battenti, però al contempo anche molti lavoratori hanno rinunciato a presentare queste domande, vedendo come sono state gestite le pratiche e la risposta sconfortante e desolante che è stata data, come al solito, dagli uffici preposti, sia a livello regionale che a livello nazionale, per dare una risposta efficace e concreta a chi davvero, come abbiamo già detto anche qui a Radio Dream on Fly, inizia a far fatica per unire il pranzo con la cena. Lei ha detto bene, dottoressa, dicendo da voci regionali e nazionali, perché ad esempio è partito anche sempre dal presidente dell'INPS la non denuncia ma la dichiarazione dei dati, che due regioni in particolare, la Sardegna e la regione Lombardia, non hanno processato le domande di cassa integrazione, e quindi non sono state evase queste richieste. Sì, poi mi sembra anche un po' il solito gioco di rimbalzo di responsabilità tutta all'italiana, dove nessuno vuole assumersi la responsabilità di niente, e allora si cerca sempre un capo espiatorio. Quello che io posso dirle è che quotidianamente, purtroppo, ricevo tanto dai canali social quanto da noi in studio con la nostra mail pubblica, sì, riceviamo purtroppo richieste di aiuto di imprenditori ma anche di lavoratori che vogliono sapere come fare, perché, come le dico, è vero che le aziende hanno riaperto, ma è anche vero che molte aziende non appena hanno riaperto si sono trovati la finanza in casa, come se fossero tutti dei pericolosi criminali o evasori, o non si sa bene che cosa, a fronte poi di quasi 3 mesi di chiusura. E uno Stato che invece di considerare il cittadino come, in questo caso, una persona che ha il diritto ad avere un aiuto, visto che ci hanno raccontato che c'era un'emergenza per cui tutti quanti dovevamo stare chiusi in casa e smettere di produrre, ma a fronte del fatto che siamo allora tutti vittime di questa emergenza, poi non c'è la solidarietà da parte dello Stato della comprensione per chi lavora e ha necessità di ripartire veramente e non attaccare. Io continuo a sentire proclami, i soldi arriveranno, si faranno domani, dopodomani, a settembre, ma in realtà io di persone soddisfatte che hanno già ricevuto un aiuto concreto anche dal punto di vista aziendale non ne ho ancora sentita una. È una questione di percentuale, insomma, i dati dicono delle cose e poi si scontrano con la realtà che non combacia quasi mai, purtroppo. Anche se poi parlo con la realtà delle imprese e degli imprenditori, dei lavoratori che con me si interfacciano, per cui quello che poi leggo sui giornali, e a seconda del giornale che lo leggo, io la mattina quando mi sveglio, se
non la sera dopo mezzanotte, visto che tardo ad addormentarmi, leggo sempre le prime pagine di tutti, sì, i quotidiani, e la mattina prima di alzarmi li scorro velocemente tutti, quindi cerco di formare la mia idea in modo molto pluralista. Però devo dirle che quello che poi io riscontro nella concretezza è un paese davvero in difficoltà e in ginocchio, e purtroppo io temo, e anche questo l'ho già detto sia qui che altrove, che il peggio sia ancora là da venire. Bene, ottimisticamente parlando, guardiamo il settore del turismo invece. Nel decreto del governo c'è l'opportunità del bonus per le vacanze. Io ho visto e ho sentito servizi giornalistici che facevano vedere strutture già al completo, altre completamente desolate. Da che cosa può dipendere questa diversità, no? Fra strutture già in overbook e altre no? Ma allora, anzitutto un bonus vacanze di 500 euro, mi chiedo con tutto il rispetto dove possa andare una famiglia di 4 persone se non più in là del campeggio che ha sotto casa sua. Brava. E secondariamente, laddove riconosco il diritto alla felicità come diritto inviolabile dell'uomo, riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e in quanto tale elemento ineludibile, così come lo è il lavoro, perché dal lavoro discende ancora nella nostra mentalità molto della nostra dignità umana, che uno Stato in un momento di così grave difficoltà, anziché pensare di dare degli incentivi reali agli imprenditori per assumere o per creare sviluppo, e quindi da quello conseguirebbe poi un bonus vacanza che arriva dal fatto che io sono stato assunto, quindi ho questi benedetti soldi per andare in vacanza, e invece si pensa al bonus vacanza diretta, mi lascia un po' perplesso. Per quanto riguarda le strutture recettive, beh, i fattori che possono determinare i risultati diretti di quello che lei dice, cioè che alcune strutture sono in overbooking e altre invece sono totalmente desolate, sì, i fattori sono diversi. Un piccolo albergo sicuramente, per adeguare la propria struttura alle norme anti-Covid, soffre dei costi che sono molto maggiori in proporzione di quella della catena, che può suddividere i propri costi spalmandolo appunto su tutte le strutture. Per non parlare del solito discorso dell'azienda di persone piuttosto che dell'azienda di capitali, certo, laddove l'azienda di persone, come abbiamo sempre detto, vive di fatturato e quindi di cash flow e quindi di cassa, di flussi di cassa per gli amici all'ascolto, mentre l'azienda di capitali ha proprio per definizione dei capitali investiti e messi a cespite a cui può attingere nei momenti di chiusura e di difficoltà. Tutte queste tematiche e problematiche fanno sì che alcune strutture possano essere più agevolmente messe in grado di ripartire anche a costi che impattano di meno, e altre invece abbiano più difficoltà, e che quindi debbano poi conseguentemente, per far fronte ai costi che hanno sostenuto per poter riaprire, alzare i costi e quindi disincentivino il cliente ad andare per più loro. Anche se io mi domando a marzo-aprile chi è che poteva andare in vacanza, sinceramente, no? Perché non credo che nel 2019 le strutture alberghiere e gli stabilimenti balneari fossero pieni come uova nel mese di marzo e di aprile, sinceramente parlando. No, questo sicuramente infatti è una cosa che non mi riguarda. È anche vero che dopo un periodo di forte stress psicologico e soprattutto di detenzione casalinga, soprattutto chi non ha la possibilità di avere nella propria abitazione uno spazio verde o uno sfogo, capisco bene che abbia, magari anche con dei bambini o degli anziani, la necessità immediata. Poi parla con me, che io sono uno spirito libero, proprio una creatura d'aria aperta, per cui io ho la fortuna di avere dello spazio verde dove vivo, ma comprendo bene quella che sarebbe, e immagino bene quella che sarebbe la mia frustrazione se io avessi dovuto fare la quarantena in uno spazio chiuso senza possibilità di sfogo. Allora che in questo momento, diversamente da altri anni, poi si abbia la necessità di andare al mare, di fare quelle cose che abitualmente sono deputate ai mesi d'agosto, ai mesi di vacanza, che nel nostro paese sono ancora disciplinati dal calendario, questo lo capisco. Certo, tra l'altro che lei sia uno spirito libero, dottoressa, l'ho capito dal momento in cui la devo sempre raggiungere telefonicamente, perché se la dovessi raggiungere fisicamente non le starei dietro, ecco. Sarebbe un po' complicato, mi dicono tutti che sì, ho delle gambe che si muovono molto
molto velocemente, però sono nata così e temo che morirò così, avrò la bara con le rotelle. Ma noi siamo contenti così di averla così, assolutamente, quindi per noi va benissimo così. Allora, un'ultima cosa su Colau, ha qualcosa da dire su questo? No, niente? Ma Colau meravigliato, sto finendo di leggere adesso la bozza che è circolata da ieri sera, sì, a quest'oggi. Trovo che ci siano delle cose che mi lasciano abbastanza basita, ma sto preparando un pezzo su questo tema e non voglio dare troppe anticipazioni. Quello che voglio dire è che a tratti sembra uno scherzo di cattivo gusto, perché già solo il linguaggio è imbarazzante, oltre al fatto di non dire poco nulla. Potrei definirlo un testo precostituzionale e addirittura prepolitico. È un po' patinato, che sembra più un programma elettorale, è molto generico. Nella parte, ad esempio, dedicata agli individui e alle famiglie ci sono un sacco di belle idee, di misure, ma non è quasi mai indicato quanto costerebbero. Quindi in astratto sarebbero fantastiche, c'è una molta enfasi su questioni di genere, riduzione di gap su vari fronti. Sì. L'unica cosa che ho visto al momento essere precisata è il costo del servizio civile, ipotizzando di accettare tutte le domande presentate, sì, 440 milioni che derivano da 5.600 domande del 2020, quindi potenziato per ridurre il digital divide e per servizi di supporto alla persona. Non ho molto da dire, se non il fatto che appunto mi sembra propaganda. È noto anche il fatto che ci sia un pericolosissimo, più che accenno, ma riferimento al 5G, sì, che sappiamo bene da molti essere ritenuto una minaccia grave per la nostra salute, che invece ci verrebbe passata di soglia, dicendo che siamo troppo cautelativi, sì, abolendo addirittura il diritto alle autorità locali di vietarlo. Così in alcuni siti anche viene già riportata la notizia, quindi un aumento di soglia per l'Italia e un divieto di opposizione dei comuni. Tutto ciò mi spaventa abbastanza, ma prima di dare ulteriori opinioni, sì, finire di leggerlo in modo più tranquillo e compiuto. E infatti noi aspettiamo quel momento, così ci darà un breve sunto e naturalmente il suo punto di vista su questo libro. A questo punto il nostro tempo a disposizione termina, dottoressa, ci dobbiamo salutare. Il tempo a disposizione per voi, per me sarebbe infinito, però ahimè ho un aereo da prendere, quindi ecco, devo fatto salutare. Visto, ok. E allora noi la ringraziamo per il momento, l'aspettiamo ovviamente martedì prossimo ancora una volta per stare qui con noi con il suo punto. Grazie dottoressa Morello, a presto. Grazie a lei, a presto. Con Radio Dream on Fly. Dream on Fly, Dream on Fly. Si vola in alto. Radio Dream on Fly è per imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa. Un caro saluto da Maria Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly. Ho in linea anche oggi un ospite graditissimo ed è il segretario di Feditali Imprese Piemonte, Francesco D'Alessandro. Buongiorno, ciao e buongiorno a tutti. Allora, come stanno andando le cose, Francesco? Allora, una domanda di riserva, no, vero? Non c'è. No, anche perché insomma credo che per riflettere abbiamo tutti molto tempo, no? I pensieri ci sono e le considerazioni vengono così naturali. Te ne è venuta qualcuna in particolare? Allora, io adesso sto scrivendo al Presidente della Repubblica e al Presidente Conte perché voglio sollevare una questione della quale in questo momento quasi nessuno si sta occupando. Ah. In questo momento si parla di morti da coronavirus. Sì. Ti assicuro che fra 2 o 3 mesi si parlerà di morti dati di imprenditori e lavoratori. Uno ce n'è già stato l'altro ieri, è un lavoratore che è stato raggiunto, in realtà è stato licenziato, comunque messo in cassa integrazione e si è suicidato, un ragazzo. Ho letto. Giovane. Sì, sì. Allora, questa sarà la vera emergenza fra 2 o 3 mesi, anche perché la burocrazia per le aziende in questo momento è fortissima. Sì. E fra 2 o 3 mesi lo stress anche finanziario sarà ancora più forte.
quando si tornerà al lavoro, maggio si spera, giugno, diciamo si tornerà al lavoro nel senso che io dico un po' a regime, no? Quindi, sì, certo. Che non vuol dire nemmeno maggio-giugno, ormai il regime se ne sarà dopo l'estate, però diciamo che da maggio-giugno in avanti sì. Cominceremo ad avere i fornitori alle calcagne, cominciamo ad avere le banche, cominceremo ad avere problemi con i clienti, sì. E dovremo in realtà andarci a procurare nuovi clienti e nuove risorse, sì. Dovremo riorganizzare anche le attività dell'ufficio, eccetera, e sì. Ci saranno tante tante problematiche soprattutto legate a questioni diciamo di cause anche di lavoro, sì. Almeno un'altra emergenza che sta venendo in mente in questo momento, sì. Ma tu lo sai che potrebbero sorgere tante cause di lavoro per quelle persone che si sono ammalate in ufficio o si sono ammalate all'interno di centri e strutture, sì. Perché il datore di lavoro non ha al 100% garantito la salubrità, la tutela, sì, di sì, lavoro, sì. E questo vorrà dire da un lato andare a intasare ancora ulteriormente le aule di tribunale, che poi dopo ne parleremo, sarà ancora peggio, e dall'altro soprattutto andare a intasare la mente e l'economia di un'impresa e di un'economia che è già devastata, e questo non farà altro che aumentare i suicidi di imprenditori e di lavoratori. La situazione è ancora più grave del coronavirus a livello economico, molto più grave. Okay. Credo che sia una logica sempre... conseguenza, Francesco, perché adesso c'è purtroppo la priorità della questione della salute e ovviamente si porterà dietro tutta una serie di conseguenze ancora, certo, più gravi. Però l'economia una volta che si ferma e quindi non ci saranno posti di lavoro, ci, certo, sarà, certo, in realtà una recessione enorme, si parla già di un PIL a meno 10%. Allora io voglio sollevare assolutamente questa emergenza, ma voglio farlo con delle proposte concrete, no? Anzitutto una visione veramente logica e verticale, focalizzata, non so come dire, su tutto ciò che è la macchina burocratica. La burocrazia deve essere azzerata in questo momento, e mi riferisco a qualunque tipo di burocrazia, anche quella per le gare pubbliche, quelle per i concorsi, le gare d'appalto, le assunzioni, sì, tutto ciò che poi la cassa integrazione, certo, tutto ciò che si può velocizzare in questo momento deve essere velocizzato. Ricordiamoci che l'ospedale nuovo di Milano, non so se hai visto che è una meraviglia, è stata finanziata esclusivamente dai grandi gruppi industriali che ci hanno messo soldi privati, sì. Se fosse stato per l'intervento dello Stato avremmo avuto una burocrazia enorme, che invece non ci deve essere. Lo Stato deve poter intervenire in proprio e costruirlo l'ospedale. Non dobbiamo aspettare sempre comunque dei fondi pubblici, altrimenti altrimenti tra fondi privati e donazioni sono ulteriori tasse occulte. Certo. Che comunque vengono prese di fatto. Certo. Quindi adesso quello che io voglio fare è sollevare questa questione. Dici, ma che cosa dovremmo fare? Allora, ci sono poche le cose, non sono decine, non sono centinaia, so che dei partiti politici hanno addirittura sollevato 100 questioni, 200 questioni, boh, io ne vedo veramente poche. Allora, no, anche perché sennò aggiungeresti altra burocrazia, no? Per togliere la burocrazia. Esatto. Allora, l'intervento immediato sul cuneo fiscale, cosa che in parte è stata fatta, ma deve essere azzerato questo costo del lavoro, deve essere azzerato per tutto il 2020, così come ci deve essere una sorta di blocco di azione da parte dell'Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni su ogni tipo di azione di cartella esattoriale. Io parlerei addirittura di condono, cioè il caso di verificare un condono, sì, ovviamente con tutte le dovute, perché tanto ormai le perdite ci sono state, certo, e se prima non te le davano, lascia stare i delinquenti, quelli sono da perseguire fino alla morte, certo, ma chi invece non ha pagato perché non ce la faceva, i dati alla mano non ce la faceva, sì, va condonato, perché adesso in più tanto non ce li ha, quindi come continuare a chiedere dei soldi? Allora, sì, inutili che tanto non ci sono, non ci saranno in questo momento, e se vuoi far ripartire l'economia non puoi far avere questa spada di Damocle sugli imprenditori. Certo. Allora la prima cosa che si deve andare a fare è quindi condonare, studiarsi anche dei condoni edilizi, brutto dirsi la parola condono, so che soprattutto per alcune fazioni politiche, certo, non vorrebbe esistere, però di fatto in questo momento è l'unica, cioè mettiamoci d'accordo, pochi maledetti e subito, è la stessa cosa che noi imprenditori facciamo tutte le volte che abbiamo un credito da riscuotere, diciamo senti vabbè me ne devi dare 10.000, dammene 5.000, purché, sì, me li dai subito, sì, e non 10.000 fra magari 5 anni, fra 10 anni, quando finirà la causa, che magari siamo tutti quanti morti e non sappiamo ancora che cosa fare, eccetera. Cioè, certo, ne abbiamo bisogno adesso. Sì. Quindi il condono è l'idea di fare cassa subito,
col condono lo Stato fa cassa e si autofinanzia per tutte quante le altre attività. Una di queste attività, per esempio, è l'immediata ripresa di tutte le opere pubbliche, tutte. Sì. Le grandi opere, tutte quelle che sono state bloccate in questi anni, devono essere tutte quante immediatamente riaperte, snellendo la burocrazia e mettendo una sola persona, un solo garante, un solo soggetto con le funzioni di polizia ampie, polizia giudiziaria ampie, che possa controllare e prevenire che la criminalità si infiltri all'interno di queste opere. Perché credo che il problema maggiore fosse questo fino adesso, cercare, per forza. Fino adesso sì, ma da adesso in avanti non lo è più, ma bisogna comunque evitare che succeda, e quindi un organo che abbia a disposizione polizia, carabinieri, quindi le forze di polizia in generale, e possa intervenire e a tutela, quindi senza mettere 50.000 attività burocratiche dove poi magari c'è una gara pubblica, nella gara pubblica poi si fermano i lavori magari del mega ponte, del mega ospedale, della mega autostrada, si ferma perché poi c'è l'infiltrazione mafiosa. No, questo deve avere ampi poteri, deve poter intervenire, far andare avanti, cambiare azienda se questa azienda è collusa con la criminalità, certo, e andare avanti comunque con i lavori, e poi tutti gli altri vanno messi in galera, ma per sempre, ma nel frattempo l'obiettivo è che i lavori vadano avanti. Certo. Nuovi investimenti negli ospedali, nella sanità in genere, contributo alle aziende, anche lì una tantum, cioè ragazzi noi stiamo scherzando veramente, contributo alle famiglie, no, adesso vi dico anche questo, allora, Germania sì, già c'è, cioè io ho le prove, mi è stato detto che stanno già ricevendo un contributo di 3.000 euro sì, a famiglia per 3 mesi sì, e noi ieri eravamo solo per le partite IVA a 300.000 domande al secondo, 300.000 accessi al secondo per il bonus di 600 euro, euro. Non è manco 800, per adesso dovrebbe essere 600, non so se è passato 800, però quindi siamo ancora lì che non si sa ancora se siamo tra i 600 e gli 800 euro, quindi, allora, e non siamo ancora tanti, sono ancora tutti fuori, tutte le persone che conosco io, anche quella all'interno di Fede all'impresa, nessuno ancora è riuscito a registrarsi sì, okay? Questo ovviamente che cosa ci permette di fare? Non è un regalo, è per dire per 3 mesi stai tranquillo, metti a tacere la tua testa, riposa la mente e concentrati sul business, perché solo se tua azienda ti concentri sul business potrai da qui a 3 mesi farlo ripartire. Certo. Avere la tranquillità di non pagare le tasse fino a fine anno, di che nessuno ti viene a chiedere le cartelle esattoriali passate, che nessuno ti fa nulla, che i soldi in circolazione li mettiamo grazie anche alle grandi opere, grazie anche allo sblocco degli investimenti negli ospedali, nella sanità in genere, e tu potrai far ripartire con calma. Ovvio che l'imprenditore che fa l'imprenditore, che è quello che imprende, che è quello che mette la creatività, che è quello che mette il prodotto, se poi gli arriva la cartella esattoriale, il fornitore, la banca che gli dà i soldi, con la creatività va a farsi benedire. Certo. E allora a quel punto non riesce più a far fronte a quelle cose, quindi non riesce mai più a riprendere, perché entra in un circolo vizioso, fra 3 mesi non si riprende, fra 3 mesi si riprende se lo lasci un attimo tranquillo a fare il suo lavoro, che è imprendere. Imprendere cioè vuol dire mettersi all'opera, pensiero e azione con creatività, mettersi lì e inventarsi attività nuove, certo, legali, trasparenti, ovvio, tutte quante formate, eccetera, ovvio, certo, ma ok, questo è il concetto vero. Non possiamo più pensare che l'imprenditore sia una persona da vessare, che sia il bastardo della situazione, che deve essere per forza da cui bisogna per forza puppare qualcosa. Sì. E in questo momento l'imprenditore è quello che si sta facendo il fondello per garantire i posti di lavoro e garantire il futuro all'economia. Certo. Quindi va aiutato in questo momento, perché in questo momento è a zero. Quindi contributo alle aziende, anche una tantum ci sta, esattamente come le varie agevolazioni che ci sono state anche in passato, e contributo alle famiglie, ma contributo serio. Fate lavorare queste famiglie. Queste famiglie hanno tenuto anche i ragazzi a casa, si sono sobbarcate di costi. Alcuni genitori non sono stati a casa perché non potevano stare a casa. Esatto. Altri invece che sono stati a casa dovevano comunque lavorare in smart working. Sì. Si parla tanto di smart working, ma come lo faccio su smart working se uno ha 2 o 3 figli a casa, che se in realtà non gli stai dietro con la pistola, questi non riescono praticamente a studiare, esatto, o a fare delle robe. Ma questo vale per tutti, non è che è lì praticamente, quindi bisogna fare l'una e l'altra cosa. Tu devi dare tranquillità alle famiglie, se gli dai un bonus alle famiglie per 3 mesi, questo si organizza, ti prende una badante, la metti vicino al figlio, manco più i nonni gli puoi far andare, quindi la metti vicino al figlio e lei si dedica alla creatività e al lavoro che deve fare. Con quel lavoro, con quello sforzo di mente, con quella creatività che dico io, con quell'impegno, con quel pensiero, con quell'azione, allora l'economia riprende. Ma senza quello non riprende nulla, perché stai soltanto continuando a vessare le persone e le porti al suicidio.
che è quello che succederà da qui a 2 o 3 mesi se non ci muoviamo subito. E questo è quello che voglio chiedere a Mattarella e a Conte. Questo oggi voglio chiedere. La tua azione è assolutamente encomiabile. La cosa fondamentale è che venga presa in considerazione. Allora, io ti dico, di tantissimi politici di cui non ho affatto stima, il capo dello Stato e il Presidente del Consiglio sono quelli che invece di più in assoluta mi danno fiducia e stima. Il Presidente del Consiglio si sta trovando in delle difficoltà enormi. Non vorrei essere al suo posto, assolutamente. Assolutamente, è una persona che secondo me non sta dormendo giorno e notte, ma fisicamente non riesce a dormire, esatto, oltre al fatto al peso che gli viene dato, eccetera, quindi e alle responsabilità che gli vengono date. Ecco, lui potrebbe essere di quelle categorie che, insomma, all'età che ha, che comunque è giovane, però comunque certo, 54-55 anni, sì, potrebbe dire: ragazzi, io faccio il professore universitario, il mio stipendio ce l'ho, ma sai che c'è di nuovo, insomma. Arrivederci, grazie. Voglio dire. Certo. Invece lì, questo bisogna dargli atto, è una persona sicuramente ragionevole, è vessato anche lui da destra e da sinistra, da tutte le parti, chiunque gli dà delle responsabilità infinite, alcune le ha, altre no. Sì. Però anche lì, ragazzi, cioè, cose come sono successe ieri sul sito dell'INPS, ma io ho visto gente in aziende normali e medio piccole essere licenziate per molto molto meno. Ma tu non puoi permettere che un sito sia dell'INPS venga attaccato dagli hacker o che un sito dell'INPS vada in 9 buchi? Ma stai scherzando? No, quello che è successo ieri è stato... Ieri c'era la vignetta, no? L'hai vista quella vignetta, sì, che girava su Facebook? Dice 4 milioni di accessi al sito dell'INPS, hanno buttato giù il sito, 40 milioni di accessi a Pornhub. Assolutamente niente, no, certo. Era una roba da far ridere, ma far ridere fa piangere quella roba lì, perché purtroppo è la verità. Certo. È la verità, cioè, esatto. Allora, un sito così non può andare giù. Ok, quindi oppure le mascherine che sono state inviate per errore dalla protezione civile agli ospedali, quella roba lì, ragazzi, è omicidio. Ma lo vogliamo capire che è omicidio quella roba lì? Voi state dando a delle persone, a dei sanitari che stanno lavorando, state dando le mascherine che non sono idonee. Questo che cacchio ne sa? Se le mette? Certo. No, poi si ammala, magari muore. Che cos'è? È omicidio. No, ma scusate, ci siamo sbagliati. Ma cacchio, non è sbagliato il toner. Esatto. Diciamo, ma caspita, adesso sbaglio, adesso gli mando l'altra scatola perché fuori c'era scritto rosso, invece era il toner nero. Ma non è così. E non può essere così. Stai ammazzando la gente. Allora basta. Per molto meno la gente è stata licenziata in aziende. E allora stiamo ancora lì a discutere di questo, buttateli fuori sta gente, chiunque abbia fatto l'errore, e adesso basta, è il momento che le persone comincino a pagare. Certo. Ma pagare per cosa? Se una giustizia si rallenta ancora di più, vogliamo parlare della giustizia, i rallentamenti che già c'erano sommati a questi 2 o 3 mesi di rallentamenti, sommati ai 100.000 processi che ci saranno, comunque vengono fatti, comunque vengono celebrati, comunque vengono delegati, comunque vengono gestiti, sono comunque procedimenti penali, più di 100.000 saranno per quelli che sono usciti fuori casa, che sono degli imbecilli, quindi sì, sono dei poveri, sì, imbecilli, sicuramente, sì, quindi non voglio difendere loro, ma ci saranno 100.000 processi nuovi. Ma come li gestisci sta roba? È un bel problema. Facciamo un passo alla volta per arrivare fino alla soluzione. Cominciamo, esatto, a far sentire la nostra voce, esattamente come stai cercando di fare tu, Francesco, in qualità di segretario di un'associazione di impresa come è la Fedital, e quindi magari la tua voce, la tua proposta, il tuo pensiero, la tua considerazione potrà essere presa e vagliata, perché no? Assolutamente, assolutamente. Quindi in questo momento, io lo ripeto, io voglio delle cose che a me piace essere molto, insomma, poi a un certo punto breve, smart, andare direttamente al punto. Le nostre, sì, proposte sono: intervento immediato sul cuneo fiscale oltre quello che si sta facendo, azzeramento del costo del lavoro per tutto il 2020, stessa cosa, blocco delle azioni da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, e anche valutare il condono fiscale e il condono edilizio per far cassa immediata, pochi maledetti e subito, ripresa immediata di tutte le opere pubbliche, nuovi investimenti negli ospedali e nella sanità, contributo alle aziende una tantum, tutte le aziende, che vuol dire quello che c'ha la cassa, quello che non c'ha la cassa, ma lui sì, lui è nella gestione separata, lui è la cassa artigiani, sì, ma che vuol dire sta roba? Dagli un contributo unico a tutti, contributo alle famiglie, tipo la Germania, un contributo unico di 9.000 euro, per 3 mesi sono 3.000 euro al mese. Sì.
burocrazia da azzerare, magari con un garante unico, quindi procedure di assegnazione per gare e appalti pubblici veloci, burocrazia azzerata per la cassa integrazione guadagni, velocizzare i processi civili e anche quelli penali ovviamente, e valutare anche i provvedimenti per evitare gli impatti negativi sulla borsa. Cioè, ma la borsa sta avendo degli up and down incredibili, si stanno favorendo ovviamente delle speculazioni enormi. Certo. Perché non si interviene? Perché non si limita a un certo punto? E invece siamo arrivati anche a delle perdite del 18-20%, quando invece bastava a un certo punto chiudere le trattative. Certo. Poi dare nuove garanzie per i mutui bancari, ma anche per i giovani, anche per le start-up, sono quelli il nostro futuro. Sì. Aumento, dice, ma da dove li prendiamo questi soldi? Beh, intanto vi ho detto prima dal fare cassa, poi da recuperare anche, quindi con i vari condoni, sì. Poi aumentare anche il debito sforando i parametri europei. Ha ragione su questo Salvini dicendo non con il MES eccetera, perché tanto comunque è comune a tutti questa roba, sì. Quindi però vediamo che cosa fare. Nemmeno con la rigidità ovviamente della Germania, ma comunque anche loro hanno le loro buone ragioni, tant'è vero che sono intervenuti con i 9.000 euro per dirti, e sì. I corona bond sicuramente, che sono dei prestiti obbligazionari, cioè dobbiamo immettere, ma alla peggio ragazzi, ma cioè, lo dico io veramente, cioè, che non c'entra niente sta roba e non si dovrebbe fare, ma alla peggio stampa moneta, fai qualcosa, immetti denaro in circolazione, la gente si deve sentire tranquilla, lascia le persone tranquille, un popolo progredisce quando ha la tranquillità mentale di pensare ed agire. Certo. Ma se tu questo popolo sei lì a frustrarlo tutti i giorni, ok, noi gli lasci la tranquillità e lo fai vivere sulla paura, e un po' per il coronavirus, un po' per le tasse, un po' per il lavoro, un po' per il sole, un po' per questo, un po' per l'altro, e poi le varie malattie. Adesso non si parla più delle altre malattie, ragazzi, ma non ci scordiamo che non è che la gente è finita e non muore più di infarti, di tumori, certo, di altre cose. Certo. Tra l'altro tutti quei poveri malati di tumore che non si capisce ancora che cosa stanno facendo, alcuni hanno accesso alle strutture, altri non ne hanno accesso. Esatto, poi tutti gli interventi rinviati, che insomma... Tutti gli interventi rinviati, quindi cioè, da dove... ecco perché è necessario riaprire anche queste. Queste sono le proposte che facciamo, ma soprattutto ragazzi facciamo ripartire in questo momento l'economia, che è il vero motore dello Stato. Senza lo Stato in sé e senza l'economia privata non facciamo nulla, preveniamo le altre morti che ci potrebbero essere da qui a un po' di mesi. Francesco, quando parte questa missiva? Oggi stesso. Ci aggiornerai sul risultato? Assolutamente. Allora assolutamente, noi rimaniamo assolutamente sintonizzati, come si dice, no? Con te? Assolutamente. Non appena ci saranno novità ci aggiornerai sicuramente. Grazie a te, grazie a Francesco D'Alessandro. Anzi, grazie a Francesco D'Alessandro, segretario di Feditalia Imprese del Piemonte. Appuntamento alla prossima, grazie davvero. Grazie, ciao, a presto. Ciao. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream On Fly.
sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Thank you.
facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly.
futuro ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Thank you.
tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Saluto a tutti amici da Maria Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly. Oggi è giovedì e come tutti i giovedì noi incontriamo i professionisti. Quello del giovedì lo conoscete molto molto bene, non potevamo rinunciare all'appuntamento, dunque a raggiungerlo telefonicamente ho con me l'uomo della sicurezza, Francesco Ciano, che saluto subito. Bentrovato, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Francesco, perché ridi, Marietta? No!
Non resisti, dai, non resisti. No, no, ma tu non puoi dirmi queste cose. Le faccio morire da ridere, dai. Non puoi dirmi queste cose prima di cominciare a fare la nostra trasmissione, capisci? Io, allora, aspetta, no, dobbiamo... Allora, abbiamo un dovere nei confronti delle persone che ci ascoltano, degli ascoltatori. Io, va bene. Allora, io ho detto, Francesco, sei pronto? Possiamo andare? E lui mi ha detto, sì, ho appena fatto una corsetta di riscaldamento sopra. Cioè, ma non puoi dirmi queste cose. Ma sì, dai, io ti ho detto manteniamo anche sì, l'umore. Dove l'hai fatta? Intorno al tavolo l'hai fatta la corsetta? Intorno alla signorina, sì. Buongiorno, dai, buongiorno a tutti. Buongiorno, guarda, è un piacere sentire, fai andare via anche la voce, una persona che ha sempre dei buoni motivi per guardare avanti. E che cosa sta succedendo, Francesco? So che stanno succedendo delle cose molto interessanti. Sì, diciamo che insomma, questo periodo di calma apparente, insomma, sta per me proficuo dal punto di vista dei progetti che avevo in campo. Il sì. primo tra tutti era, insomma, uno dei miei sogni era quello di creare una TV, quindi una TV dedicata al mondo della sicurezza, quindi siamo riusciti a partire con PSDD. Ah. Quindi c'è stato, sì. Cosa vuol dire quindi... PSDD? Scusa, è un acronimo. È un più del più, sì. Perché l'azienda si chiama Più Sicurezza, quindi però non potevo scrivere Più Sicurezza, quindi ho fatto no. Più, sì. S è stata Sicurezza e TV, quindi quello è. PSDD, bello. Quindi siamo partiti quindi con appunto la YTV col canale dedicato. Ho girato fino a ieri non con poche difficoltà, perché girare il video da solo è un po' un problema. Sì, certo. Sono andato in ufficio, sembravo insomma un po' accampato, perché apparentemente ho dovuto montare telecamere, ho dovuto montare tutto da solo. In realtà sono andato l'altro ieri e ho fatto il primo montaggio, poi alla fine della giornata, quando ho montato tutto, ho scoperto che praticamente all'interno dell'immagine c'era una cosa che non ci doveva essere, quindi ho dovuto tornare domani e rifare tutta questa serie di 15 video, quindi è stata veramente pesante. Adesso saranno montati e saranno messi online. Però l'obiettivo non è comunque mettere solo esclusivamente i miei video, perché insomma, nonostante siano bellissimi, certo, non avevamo dubbi, ma coinvolgere tutti gli operatori della sicurezza e quindi fare un grande contenitore, quindi con tutti i vari contenuti che chi vuole va e si preleva quello che gli serve nel mondo della sicurezza, insomma. Sono praticamente, cerchiamo di capire, perché ovviamente quello che ci stai dicendo è una novità, è appena nata, sì. E quindi non ho ancora avuto modo di vedere, sono dei tutorial praticamente? Sì, sono dei tutorial, quindi io adesso ho già fatto dei tutorial, che ne so, faccio vedere come cambiare una batteria di una centrale d'allarme, come funziona un biogeno, che differenza c'è tra una telecamera che compri sul web e quella installata da un professionista, insomma tutte queste cosine qua, come dire, tutte cose, domande che sembrano scontate, ma per raggiungere l'obiettivo... Ho chiesto a delle persone che non capiscono nulla di sicurezza, come me, ecco, sì, ma che cosa ti piacerebbe sapere? Fai conto che non capisci niente. E quindi mi hanno fatto tutta una serie di domande, dove io ho estrapolato le domande e ho fatto dei video spiegando queste cose. Bravo, bella idea, utile. Sì, diciamo un po', come dire, un po' con un po' di difficoltà, perché un conto è parlare alla radio, un conto è parlare di persona, un conto è registrare. Sì. Insomma, non è, nonostante non ci sia nessuno davanti alla telecamera, è sempre un ma tu sai che ci saranno insomma, io con i congiuntivi ho bisticciato da piccolo, quindi insomma non è che li azzecco tutti, e quindi è sempre un po' un problema per me, però pazienza, il senso che conta è l'obiettivo, è quello di far aumentare il livello di sicurezza, e spero di riuscire. Dove la troviamo? Come possiamo fare per vedere questi tutorial? Allora, i tutorial saranno appunto sul canale di TV Dream on Fly, che c'è proprio il canale dedicato PSTV, quindi il perfetto. Canale della sicurezza, sì. E in più sul canale YouTube di Più Sicurezza, dove ci saranno presto tutti i video, poi adesso man mano che saranno montati
sarà cioè... mia cura spammarli a livello mondiale. Sì, 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 siete, siete due ottimi maestri. Tu, tu e Francesco, così non ho detto niente di particolare. Francesco, no, e Francesco, va bene. No, 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 tra l'altro, insomma, ho sentito anche l'intervista che hai fatto prima, che sì, ho avuto piacere di condividerla. Diciamo, la sì, vediamo sotto lo stesso punto di vista, insomma. Beh, abbiamoci un po' tutti da fare, è vero, è vero. Beh, insomma, quello che si sta cercando di fare qui, anche attraverso la radio, è cercare di parlare al più grande numero di persone possibili, no? E poi, perché no, se arrivano anche dove devono arrivare queste parole, meglio ancora, no? Sì, in parte parole positive, gesti positivi, far vedere che le cose si possono fare. Che le idee non mancano. Le idee ne mancano, il divano è comodo, ma alziamo il culo dal divano. Esatto. Mentre invece, bravo, mentre tu ti diletti con le autoriprese, quelle che poi diventerai man mano sempre più bravo, ma poi finirà questo momento in cui dovrai fare tutto da sola, quindi ci saranno anche altre persone più specializzate, non per sminuire il tuo lavoro, per carità, però magari con più comodità, no? Fare le riprese sarà più bello, no? Più bello, più rilassante anche per te. Sì, io, diciamo, i video che avevo fatto in precedenza, che ci sono su YouTube, erano fatti comunque da dei professionisti, che hai la telecamera, c'è la persona, sì, che ti, sì, inquadra, sì, c'è quello che sente l'audio, c'è, esatto, le luci. Invece quando sei da solo registri e poi no, questo non si sente bene, sono indietro e poi no, ho guardato più la camera, è un disastro. Comunque, però ti stai divertendo bella... anche, dai. Sì, 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 una bella esperienza, una bella esperienza. Questa è una delle tue tante esperienze. Invece c'è una ultima fatica che è andata finalmente in porto, ce ne vuoi, sì, parlare? Finalmente, sì, finalmente sono riuscito ad avere le prime copie, anche lì un po' a fatica, perché le avevo ordinate già 10 giorni fa e praticamente sono arrivate solo adesso, insomma, per evidenti problemi con i corrieri, quindi sì, sono arrivate le prime 10 copie del mio ultimo libro, che si intitola Stop Stalking, 100 segreti per diventare uno stalker, scusa. Sì, e, sì, perché poi in realtà non sono 100 i segreti, ma sono 270. Hai capito. Quindi un bel libro, quasi 500 pagine, bello, importante, e come al solito quando faccio le cose spero che sia utile. Sì, questo, difatti tutti i tuoi libri hanno un'utilità, ma anche soprattutto sociale, perché insomma non è che parliamo di bruscolini o di come piantare il basilico in giardino, che può essere, sì, anche utile eventualmente, sì. Sì, ma della prefazione non ci puoi ancora dire nulla di questo, no, tuo ultimo, no, libro. No, allora, no. La prefazione l'ho voluta fare da una persona, insomma, che lei è, come dire, forse era più contenta di me, ma io più contenta di lei, perché lei si chiama Lidia Vivoli ed, sì, è una sopravvissuta, ecco, una ragazza siciliana che, sì, è veramente sopravvissuta fingendosi morta. Mamma mia. Mamma mia. Sì, quindi è riuscita a sopravvivere. Diciamo che il suo stalker è comunque quello che ha tentato di ucciderla al momento ancora in carcere, sì, però insomma lei combatte questa battaglia, perché dice giustamente che non è lei che si deve nascondere, non è lei che deve cambiare vita, ma comunque devono comunque far qualcosa per il modo in cui, quando esce poi dal carcere, questa persona non deve più avvicinarsi a lei. Certo, certo. Ma... si è creata una famiglia, quindi con altri figli, prova a fare una vita normale, nonostante poverina vive anche in una terra dove il lavoro non è un granché, quindi esatto, lei rimane senza lavoro, quindi... però è una guerriera, quindi io ringrazio lei. E anche poi, noi. Poi c'è, apparentemente sono riuscito ad avere la presentazione a una persona comunque conosciuta all'interno di Fedeltà l'impresa, che è il cavalier Franco Antonio Pinardi. Sì. Che praticamente dopo che ha letto il mio libro... mi ha chiesto, ma guarda, se ti posso aiutare. Ho detto, guarda, volentieri, valuto un attimino, se mi fai una presentazione aumenta, come dire, il livello di prestigio del mio libro. E nonostante tutto mi ha dato anche il patrocinio del Tribunale Arbitrale, della Confederazione dei Giudici Tributari e della Confederazione dei Giudici di Pace. Quindi... E questo è importante, perché può essere uno strumento utile per chi non deve o comunque deve reagire allo stalker, chiaramente. Sì.
Sì. E poi certifica, insomma, che non ho scritto troppe cavolate nel libro. No, beh, no, ma no, figurati. Allora, hai fatto un lavoro importante, Francesco, perché tu ridi, sì, e scherzi, però sei una persona che sente molto il problema, come padre, come uomo, nei confronti soprattutto delle donne, anche se esistono anche delle stalker donne, ma sono una misura molto molto inferiore rispetto a quello maschile, purtroppo. Diciamo che ci sono... Scusa, finisci, sì, pure. No, no, prego, no, io volevo solamente dire che quello che hai fatto è un lavoro fondamentale, importante, che potrà aiutare moltissime donne a reagire. Sì, diciamo che adesso che sono arrivate le prime copie, come prima cosa ho obbligato le mie figlie, certo, a leggerlo. Certo. No, in realtà ho detto: mi fate il favore, aiutate papà a vedere se comunque ci sono degli errori. Però nel frattempo loro leggono e capiscono, insomma, quello che ho scritto. Esatto. E spero che le possa servire un domani, insomma, che ce ne fosse la necessità. Io spero di no, però insomma è tutto un libro dove contiene leggi, informazioni, storie. Certo. Ringraziare per ultimo la casa editrice, insomma, che Edizione Gringo, che, sì, insomma, che rimane tutto in, come dire, all'interno di Fedeltà all'impresa di Francesco D'Alessandro. Insomma, diciamo, stiamo lavorando parecchio assieme su diversi progetti, quindi volevo ringraziare di nuovo, insomma, Francesco D'Alessandro per aver contribuito, insomma, con l'edizione tramite Gringo. Siamo fermi, evidentemente, però, ci ha creduto, perché il tuo libro vale la pena che sia letto dal maggior numero di persone, uomini e donne, donne soprattutto, perché sì, sai, a volte essere vittima di un carnefice, no? Così come metaforicamente può essere, ma neanche tanto metaforicamente, ci vuole coraggio, ci vogliono gli strumenti, ed è giusto farli conoscere e conoscerli bene per poter reagire, perché nessuna donna si deve sentire sola in questo frangente, in quei momenti. Io non riesco neanche ad immaginare la sensazione di terrore, di panico, di paura perenne che può provare una persona che ha uno stalker che non la lascia vivere. Ecco, è inimmaginabile la sofferenza e il dolore che può provare una persona, psicologico soprattutto. Ma questo per certificare quello che tu stai dicendo, ti leggo solo il retro di copertina, che è una frase di Sun Tzu. Sì. Cioè, conosci il nemico e te stesso, la vittoria è sicura. Se conosci te stesso ma non il nemico, le tue probabilità di vincere o perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in una battaglia. Oh, brava Sun Tzu, brava, brava, brava. Bravissima, quindi... vedi che ha già capito tutto anche lei. Quindi questo è. Quindi bisogna conoscere il nemico e bisogna conoscere se stessi per affrontare la battaglia. Quindi in questo caso, certo, contro lo stalker o chi certo, commette violenza, certo, questo vale un po' tutto nella vita. Francesco, non è ancora in vendita, ovviamente, non è ancora disponibile? No, ho ordinato solo le prime 10 copie e adesso sono in fase di correzione. Ah, okay. Però, cioè, 99,99 insomma sono già operative, poi le metteremo in vendita sui principali insomma portali, quello che Ventrinelli, Amazon, Mondadori, certo, sarà acquistabile sul mio sito, ci sarà anche l'ebook, quindi come prezzo di copertina costerà 19 euro e l'ebook costerà 9 euro, quindi la metà. Sì. Insomma, adesso poi la mia intenzione nella presentazione, vorrò comunque presentarlo con un'associazione che tutela le donne in caso di violenza, quindi certo. Diciamo che la maggior parte del numero di copie mi piacerebbe omaggiarle, insomma, mettiamola così, dai. Che carino. Francesco, conoscendoti, non faremo un grande evento per presentarlo, vero, questo libro? No, una cosa sottotono, certo. Vabbè, daremo presto informazioni ai nostri amici ascoltatori su come possono intervenire e ad assistere a questa presentazione, perché ci piace immaginare un grande evento per l'utilità e per la tua fatica, che secondo me va premiata. Ma allora, diciamo che ho ancora un sogno che tra l'altro legato al libro, mi piacerebbe coinvolgere un testimonial, ma
Ce ne sono interessanti? Ce ne sono, ma per me sono inavvicinabili. Ho già fatto un grosso sforzo a pubblicare il libro. Il testimonial, insomma, se chiami le persone dello spettacolo, certo, hanno un contributo importante, tu lo sai, quindi io, sì, mi piace vedere qualcuno che contribuisce un po' più alla causa piuttosto che guardare il denaro, no? Quindi sì, fare un po' più, esatto, lavoro io, se si può. Certo, però certo, io adesso, visto che insomma la trasmissione è sentita, faccio questo appello: se qualcuno conosce qualche personaggio famoso che vuole insomma sposare un po' la causa, certo, e vuole aiutarci nella presentazione del libro, insomma noi siamo, noi, li accogliamo a braccia aperte, accettiamo offerte, insomma no, nel senso di testimonial, di testimonial, per carità, no, stiamo parlando di soldi, assolutamente, anzi vorremmo non parlarne in questa occasione, no, meglio di no, dai, non è il periodo. esatto. Allora, io direi che di più sicurezza quest'oggi ne abbiamo parlato in maniera laterale, anche perché sempre di sicurezza si tratta. Hai parlato del nuovo canale televisivo, dove vai a spiegare varie cose, no? sulla sicurezza, sì, eccetera eccetera. Hai parlato di un libro che comunque si parla sempre di sicurezza, perché ci rivolgiamo, sì, alle donne in ogni caso, e comunque tu sei sempre però operativo come più sicurezza per tutto quello che riguarda tutto il resto della tua attività. Sì, dai, non dimentichiamo insomma quello che mi dà da mangiare, quindi quello, esatto, che mi fa, esatto, quello che mi fa sopravvivere. Insomma, l'azienda è più sicurezza. Io invito tutti ad andare a visitare il sito, che è www.piusicurezza.com, dove trovate tutte le puntate registrate, dove trovate tutti i video, insomma il canale YouTube, i social, insomma, sì, e le, sì, varie, sì, cose che dove ci potete, certo, seguire. E in caso di necessità, eventualmente chi avesse bisogno di un sistema di sicurezza, può chiamare il numero verde, che è l'896 70 78, fissare un appuntamento telefonico, eventualmente possiamo fare un preventivo, diciamo online, con una planimetria, quindi una bozza di preventivo si può già fare. Si può già fare, perfetto. Si può già fare. Siamo reperibili in caso di, come dire, di emergenza, ci siamo, lavoriamo. Siamo sempre presenti e disponibili ad aiutare chi ne ha bisogno. E mentre voi non cercate Francesco Ciano, lui si riscalda intorno al tavolo facendo la corsetta, perché non sta fermo un momento. Abbiamo un serio problema con Francesco Ciano di iperattività, va bene. Ma sì, diciamo che a proposito di iperattività, beh, cosa che ne ha già parlato penso con Francesco D'Alessandro, sempre per tenere comunque l'umore alto, no? Quindi sì, ho voluto aderire a questo nuovo progetto che come si occupa sempre di sicurezza, perché sicurezza degli ambienti, sì, di Sanity Care, e quindi abbiamo costituito questa nuova società, quindi da pochissimo, quindi partiremo con questo nuovo progetto che è inerente sempre all'ambito della sicurezza, è distaccato da più sicurezza, però... sempre, insomma, di quello si tratta, per aiutarci a vivere. Gira sempre la sicurezza. E te l'ho detto che fai giri intorno al tavolo tu e ti vengono le idee, è quello, Certo, anche questo è un progetto importante, perché la nostra vita, alla luce dell'esperienza terribile che stiamo vivendo in queste settimane, la nostra vita cambierà completamente, Francesco, quindi bisogna prendere atto che dovremo avere degli accorgimenti ben diversi da quelli che abbiamo avuto fino adesso per sanificare i nostri ambienti. Ecco. Sicuramente, noi siamo pronti a supportare anche questi tipi di emergenza. Non avevamo dubbi che eravate sul pezzo. grazie Francesco, è sempre un piacere a sentirti, perché insomma, sentire una persona che ha dei progetti e guarda al futuro ed è propositivo è sempre un buon esempio. Grazie Francesco. Grazie a te, ciao, buona giornata a tutti. A tutti, grazie anche a voi per averci seguito, appuntamento alla prossima con i nostri professionisti qui su Radio Dream on Fly. Radio Dream on Fly è per imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa. Un caro saluto amici da Marilla Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly. Oggi è martedì e al martedì noi incontriamo una professionista, un'amica oramai diventata per molte di noi, mi ci metto anche io ovviamente, che è la dottoressa Elena Beltramo, counselor. Buongiorno, bentrovata Elena.
Grazie, buongiorno Mariella, ciao, buongiorno a tutti, tutti i nostri ascoltatori. Sei iperattiva, tantissimi canali che hai messo a disposizione per poterti seguire e poter anche cercare di trovare del benessere, perché il tuo motto è star sempre bene a livello psicologico, soprattutto, che poi si riflette un po' dappertutto, no? Alla nostra persona, a chi ci sta intorno. Tu come stai in questo momento, Elena? Allora, io intanto molto bene, con l'umore, nonostante tutto ci vado avanti, perché appunto ho la mente proiettata verso nuovi progetti, nuove cose, quindi mi tengo attiva in questo senza soffermarmi troppo sulla realtà, no? Che sì, comunque mi coinvolge, proprio perché sono a contatto tutti i giorni con tante persone che mi chiamano, mi scrivono e stanno davvero male, sì, in tutti i sensi, chi ha perso un familiare e sappiamo come l'hanno perso, nel senso, sì, che non li hanno più potuti incontrare, quindi un grande dolore, chi sta vivendo dei momenti di ansia, di paura anche, di paura, certo, sì. Ricordiamoci che ci sono tante famiglie che già da prima non avevano buoni rapporti e che comunque sono costrette a vivere tutti insieme, ok? Nella stessa, certo, casa, magari anche piccola, quindi con delle difficoltà a livello emotivo, caratteriale, di sopportazione davvero pesante. Sì, sì, certo. Pensiamo alle mamme che si devono guardare tutti i giorni i bambini, per carità, una gioia immensa, ma chiusi in casa diventa veramente complicato. Eh sì, perché scalpitano, e scalpitano i bambini. Sì, hanno anche loro ragione, e poi appunto magari sentono anche l'agitazione, il peso da parte dei genitori, per cui riflettono anche questo stato d'animo, no? Insomma, ci sono varie situazioni e vi ricordiamo anche tutte le persone che hanno dei lavori o precari o, sì, che sono liberi professionisti con, certo, partita IVA o aziende dove sono fermi, ok? Quindi, sì, con dei problemi proprio effettivi, molto tangibili, di grande rilievo, ok? Certo. Però è vero che c'è l'aiuto statale, ma sì, dovrebbe arrivare, finché, sì, non arriva. È fresca di giornata la notizia, in effetti. Però, ecco, qualcosa comincia a intravedersi. C'è un piccolo, sostanziale calo dei decessi, dei contagiati. Insomma, certo, possiamo cominciare a guardare più avanti. Non è più tutto, sì, fermo, e quindi dovremmo prepararci, no? A questo nuovo, certo, a questa rinascita. E allora, sì, vorrei che tu ci aiutassi a trovare la forza di questo, certo, cambiamento che ci dobbiamo preparare ad affrontare. Assolutamente, sì, è arrivato proprio il momento. È arrivato il momento perché abbiamo attraversato vari step di tutto questo travaglio emotivo, fisico e quant'altro, dove appunto siamo partiti tutti quanti con confusione, incertezza, paura. Poi ci sono stati i primi mancamenti di persone care, quindi dolore e sofferenza, la convivenza, la sopportazione, come abbiamo detto, certo, tante rinunce, certo, tante rinunce, perché le rinunce saranno poi anche nel futuro. Chi non ha lavorato fino adesso e comunque è entrato in una fase di perdita economica, ovviamente dovrà continuare a fare le rinunce, certo, oltre al fatto che appunto non si può uscire, tante cose, insomma. Sì, certo. Quindi siamo arrivati a un punto cruciale in cui davvero siamo un po' in forma generale, non tutti, ma grazie al cielo la maggioranza delle persone sta riflettendo molto su chi sono loro, su chi hanno a fianco, sulle scelte future da fare, ok? Sì. Anche perché questo periodo ha permesso a tutti quanti, ripeto, tutti quanti, di togliere la maschera. Sì, soprattutto chi l'aveva, ok? Sì. Adesso andiamo avanti solo con le mascherine. Solamente le uniche mascherine sono queste che tu utilizziamo per uscire o per, esatto, confrontarci, sì, certo. È significativo anche questo, è comunque abbastanza significativo anche questo. Sì. Bene,
togliendo le maschere, ovviamente ognuno di noi ha avuto modo di capire realmente in che contesto si era infilato, in che contesto sta vivendo, ok, o stava vivendo. Perché? Perché appunto ha così modo di valutare se continuare su quella strada o fare dei cambiamenti. Ora, adesso vorrei proprio parlarvi di questo e come farli, perché ci sono anche delle metodologie, ok, sì, dei percorsi da fare e comunque dei protocolli da seguire per poter essere aiutati meglio. Perché? Perché il cambiamento non è così facile. Allora, in genere un cambiamento lo si fa in modo automatico quando tocchiamo il fondo, quando siamo nel caos più totale, quando si ha a che fare con la sopravvivenza, sì. E questo è anche il caso, ok? Quindi cosa avviene? Avviene che è importante togliersi dalla zona di comfort. Per fare questo ci vuole molta, molta tenacia e volontà, ok? Perché l'essere umano è pigro, sì. È definito pigro. Perché? Perché noi ci muoviamo solo se abbiamo veramente necessità, diversamente ci piace la comodità. Certo, okay? Sì, la persona vero. Che sta bene economicamente, sta bene in famiglia, ha una buona relazione affettiva, non sente la necessità di fare una crescita personale, non sente la necessità di migliorare se stesso, perché sta bene. Certo. Chi lo fa? Lo fa perché ha delle problematiche, ci sono dei disequilibri, ok? Quindi sì. È proprio una prerogativa dell'essere umano darsi da fare quando è in difficoltà. Allora, come fare adesso, chi più chi meno, secondo dell'input interiore, a portare avanti questo cambiamento? Allora, interessante è valutare ad esempio la vita della farfalla, ok? Sì. Perché noi in questo momento ci stiamo trasformando in farfalle. Ora, prima la farfalla era un bruco, quindi come tutti quanti noi dei bruchi che andavamo avanti, ok? Oggi in questo momento siamo nella fase della crisalide e c'è una massima di Maya Angelou che dice che ci deliziamo nella bellezza della farfalla ma raramente ammettiamo i cambiamenti a cui ha dovuto sottostare per raggiungere quella bellezza. Ah, che meraviglia! Bellissima, eh? Sì. Molto riflessiva. E se ci pensiamo bene, nel momento in cui la farfalla è una grisalide, anche se si è creato il suo bozzolo, quindi questo bruco, si è creato il bozzolo, per cui è in una fase dove è protetto, insomma si è creato una sorta di scudo, comunque rimane vulnerabile. Certo. E non è né carne né pesce, né bruco né farfalla, è anche bruttarello, ok? Non si capisce bene che tipo di creatura verrà fuori fin tanto che non ha fatto questa trasformazione, ma soprattutto è davvero molto vulnerabile, perché non sa proteggersi, non sa difendersi. E noi in questo momento chi siamo? Come stiamo vivendo? Effettivamente siamo tutti delle crisalide, tutti coloro che insomma sono bloccati o comunque si sentono presi in mezzo dalla situazione. Allora, vediamo insieme questa trasformazione, per cui questa preparazione al cambiamento, cosa fare in modo semplice, che venga facile per tutti, che sia comprensibile per tutti senza tanta fatica. Sì, ok? Sì. L'ho chiamata le tre fasi della crisalide. Che bello. Perché in questo momento noi siamo crisalidi, tutti, mi ci metto pure io, sì, perché sì. Anch'io sto facendo. Mi piace. Anche io, mi piace. Ecco, bene. Allora. Prima fase di questo cambiamento. Primissima cosa, smettere di procrastinare. Adesso il tempo c'è, per cui mai più rimandare. Basta, da questo istante, da chi ascolta questa
questa trasmissione. Da ora in avanti, per cortesia, smettete di procrastinare, fatelo per voi stessi. Quindi quando ad esempio ci sono i piatti nel lavello e uno dice vabbè dai lo faccio dopo, tanto non tempo, non ho niente da fare, ecco, li faccio dopo. Esatto, che tra l'altro proprio facendo così la casa diventa un manicomio e combina niente, insomma, perché la sera arriva in un amen e siamo appunto da capo il giorno dopo aumentando il lavoro, no? Quindi sì, ci affatichiamo ancora di più a livello mentale. È vero. Per cui prima abitudine da acquisire positiva è proprio questo, smettere di procrastinare. Facendo in questo modo ci si libera completamente la mente, ci si sgombra la mente da tante piccole cose inutili, ok? Che imbrogliano e basta, tanto si riformano, quindi è inutile accumulare, togliere assolutamente. Di conseguenza anche buttare via, fare spazio, ordine, perché l'ordine pratico proprio sì, della propria scrivania, del proprio computer, il computer cosa non hanno, le mail, c'è di tutto, mettere in ordine, questo è il momento, perché tutto questo porta anche ordine mentale. Ora proviamo a immaginare quando... Elena, scusami, ti interrompo, sì, è utile anche, sì, che ne so, fare un pochino di repulisti all'interno dello sgabuzzino, degli armadi, buttare, sì, gli abiti, sì, che non mettiamo più, sì, e cose di questo genere? Assolutamente sì, 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 in tutti gli spazi esistenti della nostra vita, sì, che ci appartengono, dal garage, cantina... Certo, negli armadi, nei cassetti, in cucina, tanta roba che non serve più, no? Certo, assolutamente. Certo. Ecco, perché più noi facciamo spazio, più noi viviamo in un ambiente pulito e ordinato, più diamo affidiamo delle facoltà mentali prospere, sì, okay? Positive, sì, certo, ottimistiche, sì, innovative, sì, okay? Proprio stiamo bene noi. Proviamo a immaginare di entrare in un ambiente dove c'è il barbonismo compulsivo, cioè sì, le persone che raccolgono tutto e tengono, sì, tutto, non buttano via neanche le immondizie. Sì, 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 sì. Che tra l'altro è una patologia. È una patologia, quindi, è vero, vanno è vero, assolutamente aiutati. Però, ecco, se noi pensassimo di entrare in un ambiente così, ovviamente ci sentiremmo male tutti quanti, no? Perché anche l'odore stesso della casa cambia. Certo, sì. Ecco, più la casa è libera, spaziosa, pulita, ordinata, è più spaziosa nel senso non come ampiezza delle stanze, ma, sì, ma perché c'è meno caos. Senti la testa più leggera, è vero, è vero, è vero, è vero. Leggero, si sta meglio, ma poi diventa proprio profumata, si sta proprio bene nell'ambiente. Sì. Okay? Questo è molto molto importante. Un'altra cosa, facendo questo, noi ci stacchiamo dal passato, quindi finalmente tagliamo il cordone ombelicale. Bisogna avere coraggio, lì bisogna avere coraggio. Coraggio. Allora, sì, per chi non ce l'ha questo coraggio, può fare una cosa per liberare comunque la propria casa, o anche delle cartelle sul computer, eccetera, sì, creare delle, farsi delle scatole. Allora, a livello materiale in casa, prendere degli scatoloni e mettere le cose dentro, sì, poi chiuderli bene, ovviamente scrivendo sopra cosa c'è all'interno, e poi riporlo nel solaio piuttosto che in cantina, in un garage, ma tenerlo noi, non darlo alla mamma o caricare altri del nostro passato. Ok, no, dobbiamo, sì, tenercelo noi. Ecco, si fa spazio in questo modo, così nessuno butta via nulla di quello che crede sia così tanto prezioso, ma almeno si è liberato il proprio spazio di vita. Certo, okay? Sì, 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 certo. Vitale. Bene. Per cui, certo, ci vuole comunque coraggio, ma questo coraggio deriva proprio dalla necessità del cambiamento. Se noi non facciamo questi passi basilari, semplici, ok, non riusciamo a cambiare e a staccarci dalle cattive abitudini, e staccarci dalla zona di comfort. Ah, ecco, certo, 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 certo. Perché bisogna riuscire, questo è proprio necessario,
superare il nostro limite. Quando riusciamo a superare il nostro limite, ecco che saliamo di livello, facciamo un upgrade nella vita. Certo, okay? Certo. Un po' come uno studente universitario per laurearsi fatica, è difficilissimo, parliamoci chiaro, non è una passeggiata. Una mamma che una donna che rimane incinta e diventa mamma, nel momento del travaglio, del parto, è faticoso. Eh sì, okay? Certo, certo. Ma tutte le fatiche che raggiungono dei livelli molto forti portano al cambiamento. Fanno superare il limite che la persona si è posta, sì. Okay, dove è comoda, diciamo, sì. Ma il beneficio è grandioso dopo. Okay? Certo. Quindi, se noi mettiamo questa buona volontà nel superare il nostro limite, ma senza strappare, cioè non devo distruggermi, insomma, distruggere, svuotare. Se non posso dire entro un mese voglio diventare un atleta, andare alle Olimpiadi, non ce la potrò mai fare, superiore a tutte le mie possibilità fisiche, di tempo e quant'altro, ok? Quindi deve essere ovviamente un obiettivo misurabile, un obiettivo raggiungibile, sì, okay? Sì. Altrimenti non si riesce a fare. Mi hai fatto venire in mente 2000 idee che posso fare non appena ci saluteremo. Oh, che bello! Sono molto felice, spero che anche no, credo che anche chi ci sta ascoltando in questo momento dice ma quasi quasi adesso vado a fare questa cosa. Credo che anche per molti uomini, adesso vorrei un po' sdrammatizzare Elena, molti uomini sì. Potrebbero decidere di mettere a posto il garage o magari la cantina, Sì, certo. Cosa certo, che non vogliono fare spesso, anzi praticamente ma certo. Mai. Esatto. Ma noi la possiamo motivare con la forza del cambiamento. Assolutamente. Tra l'altro in questo periodo potrebbe essere anche interessante iscriversi in quelle chat di Portobello, tipo Portobello, sì. Dove si possono vendere o regalare le proprie cose. No, aspetta, spiega un attimo Elena, perché questa qui è la terapia che mi piace. Cos'è questa storia di Portobello? Aspetta un po', che questa mi piace. Sì, ci sono anche sui social dei gruppi dove quando ti ripuliscono le cantine, gli armadi, eccetera, vengono fuori cose che in effetti non utilizziamo più ma sono ancora utilizzabili, ok? Magari c'è allora, l'appassionato, vai a sapere, il collezionista. Esatto, allora anziché buttarli via, che sarebbe un peccato davvero, allora sì. O ti regalano o sì. Ti vendono, insomma, a poco prezzo, giusto per realizzare qualcosina, sì. E magari comprare qualcosa sì. Che vada a sostituire. Carina questa cosa. Ma sono aggiornato. Bella questa terapia, bella, grazie, sì. Di questi tempi, insomma, potrebbe anche andare, anche degli scambi si sì, possono sì, fare. Sì, ma noi lo diciamo, è una terapia che è stata prescritta dal medico, quindi noi la possiamo fare e via, siamo giustificati. Sono un medico tra virgolette. Sì, medico tra virgolette nel senso metaforico, certo. Allora... Bene, detto questo, il secondo punto è porsi degli obiettivi. Allora, abbiamo fatto spazio, adesso cosa facciamo del nostro spazio? Porti degli obiettivi per fare chiarezza nelle proprie idee, ok? Certo. Solo che non è così semplice per chi non è abituato tirare fuori così delle idee dalla propria mente, perché chi è abituato a tra virgolette farti guidare, farti servire, che non è una persona che d'indole è motivante o trascinatrice, ecco che magari trova più difficoltà di chi invece è abituato a prendere decisioni, a scegliere nella vita, sì, no? Sì, certo. Ecco. Allora adesso vi faccio fare un esercizio che poi ognuno ovviamente farà per conto proprio alla fine della trasmissione, ed è un esercizio che si può ripetere tutti i giorni, più volte al giorno e sempre, tutta la vita, perché permette di fare chiarezza proprio in tutto quello che si fa, sì. In ogni campo delle relazioni umane, lavorative, personali, anche della propria crescita personale, anche per capire se stessi,
E quindi vi suggerisco di prendere carta e penna e di segnarvi queste indicazioni, oppure di riascoltarvi più volte la trasmissione finché non è entrato proprio dentro di voi. Sì, sono pronta, carta allora, e penna, eccoci. Carta e penna, allora, si compone di una lista, io sono quella delle liste, sì. Ma prima di fare la lista bisogna creare un titolo, su che cosa esattamente? Allora, il titolo si basa su cosa posso fare, o avere, o essere, o raggiungere in un determinato campo. Faccio l'esempio, ok, che diventa più chiaro. Se io voglio avere il mio yacht di 50 metri, sì. il mio sogno, sì. Ok, cosa dovrò scrivere come titolo? Cosa posso fare per essere proprietaria di un e vivere su uno yacht di 50 metri? Sì. Allora, oppure, se io voglio avere una famiglia ideale, del Mulino Bianco, avere un ottimo rapporto con mio marito, con i miei figli, andare tutti d'accordo e d'amore. Quindi cosa posso fare per andare tutti d'accordo in famiglia? Sì, ok? Sì. Allora, e così via dicendo. Dopo la lista si scrive 1, 2, 3, fino a 15 punti, ok? Proprio uno sotto l'altro. Sì. E si inizia con io faccio questo, io vado là, io dico questo, io mi preparo su questo, io smetto di dire le parolacce, io qui, io là. Sempre con io, perché il comando va dato a se stessi, l'informazione va data a se stessi, ok? Perché quando lo si rilegge l'inconscio percepisce questa informazione come sua, ok? Non è, sì, generica, ma è sua, diretta a lui, e quindi ascolta, sì, e si va avanti fino ai 15 punti. Chi riesce può andare anche oltre, anzi molto meglio. Chi non riesce, perché molti si fermano molto prima, è perché non si è abituati, ok? Quindi io vi invito veramente a sforzarvi, ma di raggiungere almeno 15 punti, ok? Sì. Volendo anche in più tempo, nel senso che potete stare lì, ci riflettete più volte, più volte, più volte, insomma, almeno all'inizio potrebbe capitare, quindi l'importante è raggiungere i 15 punti, anche se ci mettete tutta una giornata. L'ideale è riuscire in una sola volta. Perché? Perché quando si entra nel flusso mentale della situazione è come se si girasse un film. Certo, okay? Certo. Ecco, quindi quando siete lì, più vi impegnate tutti quanti, compresa me, per carità, ma io l'ho già fatto, l'ho fatto da una vita, mi ha sempre aiutato tantissimo. Tra l'altro è un esercizio che io ho imparato direttamente da Brian Tracy, che è uno dei guru della motivazione americano, sì, ed è un personaggio straordinario. Io ho imparato direttamente da lui questo esercizio, quindi, e mi ha sempre aiutato tantissimo. Parliamo di 25 anni fa, quindi sono 25 anni che lo utilizzo e suggerisco veramente. Immagino che anche tu abbia con questo metodo raggiunto degli obiettivi che ti eri preposto, prefissata. Assolutamente, assolutamente. Tipo, se io voglio raggiungere, avere la barca da 50 metri e viverci sopra, sì, che ripeto è un'ambizione pazzesca, perché comporta dei cambiamenti mentali e di vita allucinanti, okay? Certo. Però utilizzo questo esempio proprio per dimostrare qualcosa di che è fuori dalla portata normale, no? Certo. Bene. Allora, se io voglio questo, voglio raggiungere questo, scriverò lavoro per ottenere un tot di risultato economico, sì, io mi preparo per avere quel risultato economico, io divento una professionista così quotata ad avere quel risultato economico, sì. Poi io posso dire io frequento ambienti della nautica per conoscere armatori, sì, e così via dicendo, no? Sì, cioè, sì.
Oppure posso scrivere: io organizzo il mio lavoro per non so, fare corsi da 1 milione di euro di fatturato. Sì, certo. Sì, sì. Adesso spazi ovviamente nel massimo delle, sì, ovvio, sì, stai esagerando, diciamo, ecco. Sì, magari. Perché i sogni devono essere magari esagerati, no? Gli obiettivi devono, sì, essere esagerati. Esatto, cioè dico magari non perché non si possa raggiungere, ma tutto sommato non so se ho così voglia di magari non è fra le tue cose, certo. Esatto, no, nel senso che sono arrivata a un punto della mia età dove ho più voglia di stare con i miei nipotini, stare tranquilla. Eh beh, sì, anche questo è meraviglioso, certo. E quindi magari, ecco, posso scrivere di essere invitato da qualcuno su qualche barca, magari. No, insomma, non è male, mi piace questa cosa. Dunque, allora proviamo il consiglio che possiamo dare ai nostri ascoltatori, anche perché il nostro tempo a disposizione è terminato, Elena. Oh, però mia, il consiglio, sì, sì, sono passati parecchi minuti, no, però possiamo consigliare ai nostri amici ascoltatori di provare a mettere in pratica con la forza del cambiamento che tu ci hai appena insegnato, anche attraverso questo esercizio, perché no, una forma di cambiamento reale, perché di cambiamento noi ci stiamo preparando ad affrontarlo e cerchiamo di metterci dentro anche quel cambiamento che davvero magari abbiamo sempre rinviato nella nostra vita e che non abbiamo mai avuto il coraggio, no, di mettere in atto. Esatto. Magari questa può essere la buona occasione, certo. Assolutamente. Guarda, se mi concedi ancora un minuto, sì, chiudo con il terzo punto, che è quello, lo sintetizzo, quello di rimanere fedeli a se stessi, uscire assolutamente dalla zona di comfort e agire, quindi fare e non più ciondolare sulle poltrone, sui divani, basta. E, sì, era divertente i primi 2 giorni, guarda, questa cosa. Esatto, basta, all'inizio va bene, adesso basta, sì, la domenica. Esatto. Ecco. E poi per chiudere cito un'affermazione di Darwin, che disse che non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti. Ah. E quindi tutto detto. È tutto detto. Elena, parlare con te è sempre un modo per scoprire nuove chiavi per vivere la nostra esistenza. Grazie. Per stare sempre bene, questo è fondamentale. Esatto. Ricordiamo il tuo sito, starsemprebene.it, lì trovate tutte le coordinate per mettervi in contatto con la dottoressa Elena Beltramo, i numeri di telefono, gli studi, insomma, e naturalmente anche il suo aiuto, no? Perché mi pare che tu continui, malgrado si stia fermi in questo momento, l'opportunità di poterti chiamare anche per così un dubbio, qualcosa. Assolutamente, certo, sto dando supporto emotivo a livello gratuito telefonicamente. E poi si possono attingere supporti emotivi dal mio canale YouTube, da Facebook, da Instagram. Insomma, mi sono veramente messa in gioco e a disposizione, perché io per prima sto mettendo in pratica tutto quello che suggerisco agli altri, e queste stesse cose stanno aiutando me, perché sto vivendo esattamente come tutti. Certo. E quindi sono di umore alto, sto bene, il mio sistema immunitario è forte, e suggerisco a tutti di seguire queste indicazioni, perché sono vincenti, fanno star sempre bene. grazie a Elena Beltramo, grazie per essere stata con noi, ti aspettiamo naturalmente con il nostro consueto appuntamento settimanale martedì prossimo, ancora qui su Radio Dreamfly. Grazie Elena. Grazie a te Mariella, grazie a tutti, buongiorno a tutti. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dreamfly. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dreamfly.
facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Impresa. Radio Dream on Fly, con noi fai decollare la tua impresa. Buongiorno, bentrovati cari amici da Mariana Vitale, e siete su Radio Dream on Fly e vi do il buongiorno, terzo, quarto giorno di ripresa dagli studi in diretta qui da Torino di Radio Dream on Fly. Ho con me ospite di personaggi, ospiti, tra cui personalmente di fronte a me il segretario regionale di Feditalia Imprese Piemonte, il dottor Francesco D'Alessandro, in collegamento telefonico la dottoressa Lorenza Morello, giurista d'impresa, e ospite proprio oggi importante è il consigliere regionale Andrea Tronzano della Regione Piemonte. Assessore al bilancio della Regione Piemonte. Buongiorno a tutti, bentrovati. Buongiorno. Grazie per l'invito. Grazie a voi. Allora, periodo particolare, un periodo inatteso sicuramente per chiunque, soprattutto a livello di gravità, insomma si poteva pensare alla peggiore sciagura, anche se qualcuno ci aveva avvertito, tipo i vari Bill Gates, qualche visionario eccetera, però in realtà al virus proprio nessuno ci pensava, piuttosto pensavano a una guerra, ma al virus nulla. Allora, le ripercussioni sono evidenti e se ne è già parlato tantissimo anche nel corso di altre nostre puntate. All'assessore al bilancio non possiamo che fare una domanda sui soldi, certo, sulla liquidità delle aziende, e quindi gli chiediamo veramente di fare un punto su tutto quello che in questo momento sta facendo la regione. Allora, il tema è abbastanza complesso e ampio, diciamo che cerco di sintetizzarlo in questo modo: abbiamo fondi regionali, abbiamo fondi europei, abbiamo fondi statali, questa somma fa 800 milioni di euro che stiamo già iniziando a far circolare all'interno del sistema economico della Regione Piemonte, e naturalmente altre misure partiranno a breve. Le cose centrali sono due: uno è il bonus Piemonte, che è un fondo perduto per alcune categorie commerciali, e l'altra gamba è sostanzialmente l'aiuto per l'accesso al credito delle imprese, anche commerciali e anche artigianali, garantito sia dallo Stato ma anche dalla Regione, con il pagamento da parte della Regione degli interessi su questo finanziamento erogato dalle banche. La restituzione inizia dopo due anni e pertanto pensiamo che questo meccanismo, anche se non soddisfa immediatamente come il bonus commerciale, però aiuta, o potrebbe aiutare molto, le imprese. E certo è nuovo debito per le imprese, ma essendo restituito dopo due anni e essendo pagati gli interessi di questa misura, e soprattutto essendo garantito dallo Stato e dalla Regione, gli imprenditori sono abbastanza certi di poter accedere a questi fondi quasi come fosse un fondo perduto, anche se non lo è. Lo traduco male, ecco, perdonatemi, ma questa è la sostanza.
Per cui due misure che saranno messe insieme a una terza gamma, che è quella del microcredito, che pensa anche alle imprese non bancabili. Naturalmente il microcredito ha il gap che devono essere imprese istituite da non più di 5 anni, però certamente per le imprese non bancabili, cioè quelle in regola al 31/12 del 2019, è una boccata di ossigeno importante. Certo, facciamo con quello che abbiamo, chiedo scusa ai radioascoltatori, però è chiaro che il debito della regione Piemonte è un debito importante, sono 9,5 miliardi di euro, 500 milioni di rate da pagare, minori entrate previste questo anno per circa 150 milioni, per cui pur comprendendo che non stiamo soddisfacendo tutti, e questo è purtroppo quello che è evidente, ma certamente stiamo facendo veramente tutto il possibile per aiutare il nostro tessuto imprenditoriale. Io volevo fare una domanda all'assessore. È stato previsto qualcosa per i genitori che devono andare a lavorare, quindi per i bambini, per i centri estivi? Sì, sì, sono previste delle misure anche sociali, e ve le posso tradurre rapidamente, sì. Perché diamo una mano a coloro che non hanno, ai lavoratori che non hanno altre forme di aiuto, dove diamo 8 milioni di euro, cioè tutti coloro che non sono coperti da altri ammortizzatori sociali, aiutiamo il sostegno agli affitti con 15 milioni di euro per l'emergenza degli affitti, paghiamo i servizi delle reti dell'infanzia per i servizi non fruiti ma comunque pagati dalle famiglie con 15 milioni di euro, aiutiamo anche i disabili, i centri di giorno in particolare con 2 milioni e poi interveniamo anche sui centri estivi. Adesso non ho sotto mano la cifra precisa, ma interveniamo anche su quelli perché i centri estivi ripartiranno e credo che le mamme e i papà debbano avere un sostegno, ma soprattutto i bambini devono tornare a vivere, esatto, la loro vita. Certo. Questo per noi è una delle priorità assolute, perché l'aspetto emozionale di una vita giovane come quella di un bambino deve essere tenuta in considerazione tanto quanto le esigenze dei lavoratori. Dottor Tronzano, può dirci per favore dove possono rivolgersi attraverso il portale della Regione Piemonte per accedere a tutte queste informazioni? Le misure che partiranno prossimamente, quindi troverete tutto sul sito www.regione.piemonte.it, le misure che mi riguardano sul sostegno alle imprese, quelle attive sono già presenti, sì. C'è anche il fondo Bonus Piemonte naturalmente sul sito, e gli interessi che dicevo prima, per esempio a fondo perduto, partiranno dal 2 giugno per questioni meramente tecniche, perché adesso stiamo erogando il bonus e quindi le nostre piattaforme ci consentono un limite massimo di accessi, ma dal 2 giugno partiranno anche gli interessi che naturalmente saranno retroattivi, nel senso che chi ha fatto il finanziamento con la banca dal 13 di marzo in poi, che era la data del lockdown, sì, potrà accedere a questa misura anche se sono finanziamenti non garantiti dal fondo di garanzia. Io ho proprio una piccola domanda, poi passiamo la parola a Lorenza Morello. E allora, ci troviamo qui, adesso il raffronto con Fiat sarebbe facile, però anche poco opportuno. Diciamo che abbiamo notato che alcune di queste imprese invece hanno la sede operativa in Piemonte, ma la sede legale magari in altre regioni. Però è il contrario, nel senso che avevano già la sede legale ed operativa in altre regioni e in più si sono espanse e hanno aggiunto la sede operativa in Piemonte, no? E perché queste in qualche modo vengono escluse? Di fatto, anche se magari non pagano l'IRAP alla Regione Piemonte, però portano comunque ricchezza e occupazione nel territorio della Regione Piemonte. Perché abbiamo dovuto fare delle scelte, quindi questa è la nostra scelta, che la sede legale deve essere in Piemonte, perché la sede operativa comportava un ampliamento enorme della platea e quindi non potevamo permetterci di farlo. Quindi sempre regioni di bilancio, siamo sempre lì a farci conti. La coperta corta, insomma. Capisco che non attira la curiosità dei cittadini perché è una materia complessa, eccetera, ma lo voglio dire con chiarezza, non abbiamo moneta, soprattutto abbiamo una legislazione che è ancora quella pre-Covid, quindi non è che possiamo fare indebitamenti, lo può fare solo lo Stato, la Regione deve fare il pareggio di bilancio. Lorenza?
Sì, allora, due cose. Anzitutto, come tutti gli astanti credo sappiano, io mi connoto particolarmente per dire sempre quello che penso, senza troppi peli sulla lingua. Francesco, non tremare, non ti faccio chiudere la radio, ma quindi due osservazioni. Siamo un po' preoccupati, in effetti. Due osservazioni. La prima è che devo fare veramente un plauso meritorio per quella che anche sotto la direzione dell'assessore Trossano è una misura tra le poche in Italia che comprende le realtà delle aziende che hanno bisogno appunto in questo momento di una boccata d'aria, o meglio sia appunto che si esemplifica in uno stanziamento a fondo perduto. E quindi su questo, quando visto che avete siglato l'accordo anche grazie alle associazioni come Confesercenti, devo dire che sono stata veramente molto contenta della mia regione di provenienza, e quindi senza falsa piaggeria vi faccio i complimenti. Quello che però potevo iniziare con la critica, ma poi non arrivavo più credibile al complimento. No, quello che invece mi lascia perplesso, ma non è nei vostri confronti specifici, ma devo dire a livello di partisan, anche ormai tripartisan, perché le parti politiche non sono più due ma sono molte di più, l'inconsapevolezza o la mancata presa di coscienza da parte di tutte le parti politiche di un problema fondamentale. Non si può pensare che un'azienda che è stata chiusa 2-3 mesi e che adesso, come diceva giustamente lei, assessore, i soldi arriveranno. Per quanto riguarda le misure di mia competenza, le norme ci sono già, ma i soldi non ci sono ancora. E no, è vero che in Italia non è mai colpa di nessuno, perché le lungaggini amministrative e burocratiche sono il vero cancro di questo paese, altro che il Covid o robe di questo genere, e che ci affliggono da sempre e che se non cambiamo a livello strutturale continueranno ad affliggerci. Ma il punto è uno: come si può pensare che un'azienda che è stata chiusa, che ha continuato a maturare dei costi che sono stati semplicemente magari postergati, come anche nell'ultimo decreto si permette di dilazionare ulteriormente per 4 mensilità le spese che sono state sospese laddove si sia riusciti, debba pagare le tasse per dei periodi in cui è stato chiuso? Quello che un governo, tanto locale che nazionale, coscienzioso dal punto di vista anche del fatto che, come diceva giustamente lei, voi non potete stampare moneta, perché ormai con la BCE non lo possono più fare gli stati, e voi a livello regionale avete il vincolo di bilancio, come si può pensare che un privato che ha visto la propria attività chiusa è portato a maturare dei costi, poi debba pagare anche delle tasse su un profitto che comunque sta avuto, e a maggior ragione in un momento come questo, dove lei lo insegna a noi, addirittura si paga l'anticipo sul profitto o sul guadagno ipotizzato per l'anno successivo. Se non pensate che le tasse per i periodi di competenza e di chiusura vadano del tutto abolite, quindi si rinuncia al periodo di riscossione e di imposta, mettete in difficoltà le aziende, potete dare tutti i soldi che volete, ma non basteranno mai. Io parlo tutti i giorni con gente disperata che mi dice che non sa se gli costa di più riaprire, visto che deve mettersi a norma, oppure tenere chiuso, ma comunque ha tutti i debiti da pagare e non sa come fare. Questa è condivido al 100%. Non voglio scaricare responsabilità, perché me la assumo anch'io, perché faccio parte di questo mondo politico, perché tanto le persone che sono disperate non hanno bisogno di sentire scaricare le responsabilità. Il tema è quello che dice lei correttamente. Allora, per quanto riguarda la regione, per esempio, noi abbiamo un introito da una tassa importante che è il bollo auto. Abbiamo sospeso questo bollo auto fino al 30 giugno. Sospeso. Perché sospeso? Perché la nostra condizione è che noi abbiamo bisogno della cassa del bollo auto per portare avanti le nostre politiche. Quindi noi, non potendo fare ulteriore debito, perché le regole non ce lo permettono, e quindi c'è sempre la Corte dei Conti, c'è sempre la magistratura contabile, ci sono sempre le regole di bilancio ferre, abbiamo bisogno di introitare casse per poter poi pagare tutto quello che sono gli impegni.
quindi l'unica vera fonte nostra di introito è il bollo auto, 3 milioni invece dalla parte regionale dell'IRAP, perché è così che comunque la nostra manovra IRAP per la parte regionale, e altri tributi non ne abbiamo. Abbiamo la possibilità, avremmo la possibilità di abbassare l'IRPEF addizionale, però l'addizionale IRPEF è legata al famoso DL35, quello che iniettò nel 2015 3,5 miliardi di euro di soldi concreti, cash, per pagare i debiti della sanità. Quella roba lì ci costò lo 0,8% dell'addizionale IRPEF vincolata a quella misura. Quindi la regione questo può fare e purtroppo non può fare altro. Quando lo Stato interviene con una LDL rilancio e invece, per fare un esempio, dei 5 miliardi che le regioni tutte avevano chiesto allo Stato, ci dà soltanto 1,5 miliardi, di cui 500 milioni soli alla regione statuto ordinario, dove solo il Piemonte avrà minore entrate, che riceve il limite di 150 milioni, lei capisce a che punto siamo. Allora, io fossi stato al governo, certamente avrei fatto meno manovre assistenziali e più manovre sulla parte fiscale, perché è certo un concetto di società, di visione della società, ed è per questo che non è influente il voto delle persone, perché una certa parte politica legittimamente fa più assistenza e un'altra parte politica dà più attenzione alle imprese. Fosse stato un altro tipo di governo, probabilmente avrebbe abbassato le tasse e avrebbe dato meno ammortizzatori da altre parti. Perché? Diciamo che io i governi che abbiano abbassato le tasse non me le ricordo neanche. Nessuno se le ricorda. Però se me ne menziona uno lei a casa. Cose, però non volevo entrare nel dettaglio, ma quello per cercare di capire che abbassare le tasse sarebbe quello fatta fare, perché sono le imprese poi che danno il posto di lavoro. Allora, per quanto riguarda la regione, per tomare quindi le nostre responsabilità, abbiamo messo insieme una serie di misure, un po' a fondo perduto e un po' sull'aspetto del credito, perché pensiamo che sia lì il nocciolo della questione. Quindi la maggior parte dei soldi è stata dedicata al rilancio delle imprese e agli investimenti che dovremmo fare nel momento in cui passerà questa fase emergenziale. Quindi degli 800 milioni di euro, sostanzialmente almeno 650 sono dedicati alla parte imprese e un centinaio invece alla parte assistenziale. Questo è quello che la regione ha voluto fare. Naturalmente noi, non avendo la capacità impositiva autonoma, dobbiamo accontentarci e fare quello che possiamo con le risorse che abbiamo. Qui però mi corregga se sbaglio, visto che lei parla di diminuire le imposte, per quanto riguarda i tributi di competenza del governo regionale, voi avete potere di determinare le aliquote, così come ce l'ha ad esempio il comune per quanto di propria competenza. Quindi quello non pensa che potrebbe essere un buon esempio. Di aumentare o diminuire di 0,92 l'aliquota base di 3,90. Adesso partirà un tavolo con tutto il Consiglio regionale proprio per cercare di fare una manovra sull'IRAP, di rimodularla, perché secondo noi è adesso giunto il momento, e questo lo faremo. Mentre la questione dell'IRAP, l'addizionale, che potrebbe essere nostra facoltà diminuire rispetto al 0,8, non possiamo farlo a seguito del DL35 che ci diede 3,5 miliardi. Certo, quindi torniamo al problema che dicevamo all'inizio: se noi non liberiamo l'Italia da questo marchingegno diabolico che è l'imbriglio delle norme della pubblica amministrazione e la burocrazia, insomma, possiamo mettere chi vogliamo nella stanza di bottoni e non ne usciremo mai. Allora, purtroppo in Italia dobbiamo evitare di scaricarci le responsabilità uno con l'altro, perché diventa una guerra tra poveri. Quindi se lo Stato scarica sulle regioni, però al tempo stesso chiede l'Europa. Però se non smerite, diventa difficile. Allora lo Stato dovrebbe dire all'Europa: socializziamo i debiti, e noi, lo Stato, con le regioni cerchiamo di socializzare anche questi, i loro debiti. Allora lì si potrebbe creare un rapporto di reale collaborazione. Però senta, purtroppo sono sempre parole queste, quindi le persone non ci soffrono.
E allora noi abbiamo fatto tutto quello che era il nostro potere fare. No, ma guardi, ho iniziato con la lode, non poi non si abitui, però te l'ho detto perché lo penso. No, ma certo, perché sono veramente, abbiamo fatto di tutto, raschiato, abbiamo addirittura messo 200 milioni di euro di liquidità nei consorsi per le associazioni sportive, culturali, eccetera, che abbiamo pagato con la nostra cassa, che purtroppo era già carente da decenni, non si paga puntualmente, non i fornitori perché li paghiamo puntualmente, ma le associazioni, i comuni che devono a loro volta pagare le imprese, quindi abbiamo messo 200 milioni di euro e da fino ad oggi ne abbiamo già pagati oltre 150, quindi mi creda, tutto quello che potevamo fare abbiamo provato a farlo, naturalmente con la nostra visione di società, che quindi è legittimamente criticabile. Qui però quando si parla con persone che hanno competenze è sempre un piacere dialogare, in questo caso è stato un piacere per me dialogare con lei. Grazie. Grazie Andrea, sei uno dei quelli fortunati, sì, devo dire sì. Bene, se... siamo a disposizione di qualunque persona che voglia darci dei suggerimenti, abbiamo ascoltato tutti, quello è anche un altro aspetto che deriva dalla gavetta che molti assessori hanno fatto nella parte politica. Io per dire dal 1990 che faccio il consigliere nel piccolo comune, nel grande comune, nella regione, e quindi siamo consapevoli di quello che ci circonda, e questo è un aspetto che io non voglio trascurare per chi fa politica, perché solo se tu hai veramente battuto il marciapiede, scusate la volgarità, ma nel senso che la politica ti porta a girare tanto e ascoltare tanto, allora puoi rappresentare realmente le parti di società, altrimenti se tu arrivi lì e non conosci perché sei stato catapultato è tutto più complicato. Assolutamente, la politica deve partire dal basso, invece molto spesso cade in basso sapere che cosa c'è attorno a noi, quindi essere consapevoli, che è la cosa principale per poter decidere. Grazie mille. Grazie davvero. Se non ci sono più domande, io lascerei tranquillo l'assessore. Ma creda, per noi è importante. Prima che non me ne venga un'altra. È importante poterle spiegare, quindi grazie per certo. Grazie mille, a presto. Grazie, a presto. Altrettanto, grazie. Allora, ringraziamo anche la dottoressa Lorenza Morello per essere intervenuta. L'assessore. Ma prego, Lorenza, è stato come sempre un piacere. Grazie al dottor Francesco D'Alessandro, segretario regionale della Feditalia Imprese Piemonte, e appuntamento tra pochissimo ancora qui su Radio Dreamfly, perché avremo un altro ospite importante, e cioè il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Ci vediamo fra poco alle 14:30. A tra poco. Radio Dreamfly è per imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa. Radio Dreamfly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dreamfly. Sono le 15:06. Buon pomeriggio amici da Mariella Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly. Oggi è giovedì, è il 28 maggio e inaspettatamente abbiamo un incontro con uno dei più graditi ospiti qui a Radio Dream on Fly, che non sentiamo in realtà non da moltissimo tempo, l'abbiamo sentito anche recentemente in molte rubriche per aggiornarci su tutti i CPM, su tutte le sanzioni previste per quello che si poteva o non si poteva fare nel periodo di quarantena. Sto parlando dell'avvocato Armando Francia, che ho raggiunto telefonicamente e che saluto subito. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Mariella, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, ci ritroviamo dopo un po' di tempo, ci eravamo lasciati con un sacco di sanzioni. Eravamo ancora ai tempi del lockdown. Esatto. Abbiamo tenuto delle... Però insomma, mi sa che non siamo più nel lockdown, però insomma qui la situazione non è ancora molto chiara, Armando. L'ultimissima, che è proprio bella fresca, anzi io direi che è molto calda, come il tempo che è fuori,
e l'ultima delibera della giunta Cirio sulle mascherine, che ci impone di tenere le mascherine, non si è capito bene se per tutti i weekend, quindi venerdì, sabato, domenica fino al martedì, oppure no. Ci puoi spiegare, forse te la delibera l'hai detta tu e forse te la puoi spiegare un po' meglio, perché c'è un po' di terrorismo in giro, eh? Sì, certo. Allora, quando ci sentivamo ai tempi del lockdown era abbastanza semplice, perché c'era una norma facile da applicare, però era quella, ecco, bisognava interpretarne una. In questo momento in Piemonte siamo soggetti sostanzialmente a 5 fonti normative e quindi è davvero difficile orientarsi. Prova a riassumerle, così almeno cerchiamo di capirci. Sì, grazie. La prima, vado in ordine di tempo, dalla più vecchia alla più giovane. Sì. La prima è il decreto legge del 16 maggio, quindi a livello governativo romano. Sì. Il decreto legge numero 33, che riguarda gli spostamenti fra le regioni. Sì. No? Questa vale fino al 31 luglio prossimo. Magari poi vedremo nei termini cosa vale e cosa non vale. Poi abbiamo, sempre in ordine cronologico dalla più vecchia, il DPCM, sempre proveniente da Roma, di Conte, del 17 maggio 2020, che vale fino al 14 giugno prossimo, che riguarda, diciamo così, in generale la chiusura del lockdown, quali esercizi possono rimanere aperti, quando riaprono. Molta normativa è superata, perché tanti esercizi hanno aperto tra il 20 e il 25 maggio, quindi diciamo che parte della normativa è superata. Poi abbiamo il decreto legge del 19 maggio, anche questo di provenienza romana, il numero 34, che è quello che si chiama Rilancio Italia, che riguarda in generale tutta l'attività di tutte le aziende, le società, come devono ripartire, come non devono ripartire. È una cosa mostruosa, è composto da, te lo dico bene così me lo ricordo, non me lo ricordo mai a memoria, ma una cosa come 260, no, ancora più giù, andiamo giù, qui sono già gli allegati, 266 articoli, ecco, e 315 pagine, cioè una cosa enorme. Io mi domando in quanti sono a studiarsene queste cose, cioè tanti. Tanti, ma a livello, diciamo così, settoriale, ognuno va a prendere quello che gli interessa. Certo, certo. Per esempio a me è capitato di averne avuto bisogno per la disciplina sul rapporto di lavoro, allora sono andato a prendermi l'articolo 80, ma non ho guardato cosa dicevano i precedenti, i successivi, una volta che ho visto che era esclusa l'argomento che mi interessava. Bene. Dopodiché, quindi abbiamo 3 provvedimenti a livello statale, che valgono per tutta l'Italia, e poi gli ultimi 2 invece sono a livello regionale. Noi parliamo, siamo in Piemonte, parliamo del Piemonte, e quindi abbiamo il decreto della giunta regionale numero 63 del 22 maggio, anche questo vale fino al 14 giugno, e poi freschissimo di stampa il decreto di ieri sera, quindi il decreto 64 del 27 maggio, che riguarda appunto l'obbligo della mascherina. Ecco. Partiamo da qua. E da lì si sono scatenati, i social sono esplosi in quel momento, è successo qualunque cosa che tu possa immaginare, è successa. Cerchiamo di chiarire un attimo che come siamo messi, cioè è una cosa che deve continuare nel tempo o è limitata? Allora, noi stiamo ai dati che conosciamo, non è che possiamo andare a pensare al futuro. È evidente che se l'epidemia aumenta, probabilmente ce la faranno mettere o ci richiuderanno, non lo so cosa succederà. No, bisognerebbe essere più che virologi dei maghi per conoscere il futuro. Certo. Andiamo ai dati. Il decreto della Regione Piemonte numero 64, quello di ieri sera, dice che da mezzanotte del giorno 29 maggio, quindi da domani, da stanotte, fino alle 24 del 2 giugno, è fatto obbligo a tutti i cittadini di utilizzare in tutti i luoghi pubblici all'aperto dei centri abitati del territorio regionale idonee protezioni delle vie respiratorie.
Quindi sostanzialmente ogni volta che io esco di casa e mi trovo quindi in un luogo pubblico, sì, una piazza, qualsiasi cosa, devo indossare la mascherina. A leggere questo non è che ci vuole chissà che interpretazione, vale per 3 giorni. 29, 30 maggio, quanti ne ha? Sì, ne ha 31, mi pare. 31, no, allora sono più di 3 giorni. 29, 30. Aspetta, 31, magari dico una sciocchezza. Esatto. 5 giorni, quindi dalla mezzanotte di stanotte, sì, fino al 24 del 2 giugno. Sì. Lo scopo è evidente, visto che abbiamo assistito a quei fenomeni cosiddetti della movida, sì, e abbiamo assistito alle frecce tricolore dove si, sì, sono radunate tantissime persone, si pensa che un contenimento dell'epidemia possa essere attuato tramite l'utilizzo della mascherina nei luoghi pubblici, posto che il 2 giugno è la festa della Repubblica, e quindi si presume che l'1 e poi lunedì, quindi c'è il ponte, la gente ponte, sarà in giro, certo, in vacanza. Sì. Non possiamo dire al mare perché non si può. No, ma non ci vogliono neanche, Armando. Come? Non ci vogliono nemmeno, forse la Liguria sì. Ci vorranno, stai tranquilla che poi la Liguria. La Liguria no, Totti ha detto che va bene, venite pure. La Liguria ci vuole sempre. Sì, meno male. Io sono 52 anni che vado in Liguria. Sì, sì, no, da Sicilia alla Sardegna no, noi piemontesi e milanesi e lombardi niente, non è ancora il momento di andare in così lontano. Vabbè, staremo in Liguria. Esatto, pazienza. Ci sono dei bellissimi posti, indubbiamente, ma anche sconosciuti, è molto carino. E come si dice, per la festa della Repubblica il ponte hanno deciso che per contenere l'epidemia è obbligatorio l'utilizzo della mascherina. Perfetto. E niente, ci adeguiamo. Forse solamente tranne... A questo punto io preferisco mettere la mascherina 5 giorni piuttosto che stare di nuovo chiuso in casa per un mese. Certo. Personalmente, poi ognuno la vede come vuole. Ma anche io, anche perché non starò fuori di casa tutto il giorno, nel senso che non è che me ne sto a vagare, in giro a vagare dalle 8 del mattino fino a mezzanotte, così come una nulla facente tutto il giorno con la mascherina in giro. No, assolutamente. Quando sono fuori, evidentemente dovrò indossare cappellino, borsa, scarpe e mascherina, via, e non se ne parla più. Io, se faccio un giro in montagna in questi giorni, metterò la mascherina. Non è vero, maledico. Non è vero. Vabbè, se in un posto isolato non c'è nessuno, credo che tu possa anche stare con la... Andremo io e il cane. Allora sì, sì, certamente che si può, a questi livelli certo che si può. Ma... No, però me la porto dietro, di sicuro. Sì, se devi andare magari in piazza, al paese, insomma, a prendere un caffè, un qualcosa, è ovvio che tu la debba... È certo. Ma mi pare di aver capito che è obbligatoria, sì, la mascherina, però da città a città, sempre all'interno della nostra regione, ci sono delle regole dettate dai sindaci che vanno in conflitto con quella che è la direttiva regionale. Allora, a mio parere, poiché la competenza in materia sanitaria, laddove lo Stato, laddove non è statale, quindi in questo caso noi sappiamo, l'abbiamo detto più volte, sì, in queste interviste, lo Stato può delegare, in questo caso delega le regioni a emanare norme più restrittive di quelle nazionali, sì, la competenza regionale. Io credo, così io non sono un regionalista, il diritto degli, sì, enti, diciamo, locali. Diciamo che i presidenti di regione possono, certo, sotto tanti fronti, però mi pare che un'ordinanza di un sindaco, faccio un nome a caso, sì, Alessandria, il paese dove sono nato, tanto per dirne una, sì, la città dove sono nato, che dovesse stabilire in contrasto con la disposizione regionale la possibilità di circolare senza l'utilizzo di mascherina, sì, credo, sì, sia legittima. È illegittimo? Credo di sì. Ecco. Non vedo come un comune possa, in materia sanitaria, perché stiamo parlando di materia, sì, sanitaria, sì, disciplinare una materia
confliggendo con la regione che ha la competenza sull'argomento. Però ripeto, qui ci vorrebbe un qualcuno esperto di enti locali, cosa che io non sono. Vado un po' a naso. Sì, un po' tutti stiamo andando a naso, Armando, è proprio questa la confusione. Secondo me, per non sbagliare, mettiamo tutti la mascherina ovunque si vada, in questi 5 giorni di weekend non se ne parla più. Secondo me è una cosa, visto che ce l'hanno ordinato, lo facciamo. Sì. Anche perché, voglio dire, i dati mi sembrano positivi oggettivamente, no? Sì, è vero. Non facciamo è vero. Però sì, leggiamo e diciamo, vabbè, sostanzialmente i contagi calano. E c'è questo rischio che aumentino col contatto. Se noi utilizzando la mascherina riusciamo a ridurre il contatto, allora ben venga la mascherina. E va benissimo. Abbiamo sopportato cose peggiori. Certamente, assolutamente sì. Però sai, visto che fa molto caldo, effettivamente può dare un po' di fastidio, no? Questa sensazione di soffocamento che può dare i primi secondi che indossi la mascherina, perché solo è una questione proprio di qualche istante, ecco. Poi alla fine un po' ti abitui. Ma diciamo che poi c'è qualche limite anche all'utilizzo della mascherina, non tutti la devono usare. Ad esempio, i bambini inferiori a 6 anni non la devono, possono non averla. Ecco, e questo diciamolo ai genitori, perché magari io vedo che effettivamente sono dei bambini che ce l'hanno, ma non sono così grandi, cioè voglio dire, non hanno 6 anni, hanno di meno. Così come non ha l'obbligo il soggetto con una forma di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Ecco. Quindi se io ho una malattia che mi comporta delle difficoltà respiratorie, certo, no? Certo. O qualsiasi parete, non lo so, adesso non stiamo a fare l'elenco delle malattie, certo, che non è carino, possono non utilizzarla. E anche non la possono non utilizzarla quelli che fanno attività motoria e sportiva.